giornata di oggi la nostra città è protagonista di diversi eventi, tra gli altri una cosa che sicuramente è anche di vostro interesse l'Istituto Nazionale di Urbanistica ha scelto Cagliari come sede del suo 29esimo congresso nazionale. Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare i congressisti, quindi insomma ci sono gli eventi che vanno coperti. Quindi il saluto del sindaco e molti complimenti per l'impegno che è stato preso nell'organizzare questo convegno, che è fondamentale, perché almeno per due motivi, perché pone un tema assolutamente importante e decisivo, quello della sicurezza e della prevenzione, e anche perché non apre il dibattito, insomma, non lo tiene nel chiuso dell'ordine degli ingegneri, ma crea un terreno di confronto con tutte le professioni su un tema che è davvero importante e decisivo. Quindi veramente molti complimenti per l'organizzazione di questo convegno e vi auguro davvero buon lavoro. Grazie, e adesso do la parola alla professoressa Paola Firas, commissario straordinario della Camera di Commercio, a cui dobbiamo comunque un ringraziamento perché, ripeto, la consulta delle professioni era prevista per legge, c'è cioè un regolamento del 2012, mi pare, 1956, che istituiva il funzionamento della consulta delle professioni e con un gesto di grandissima sensibilità la commissaria ha provveduto a redigere il regolamento e a istituirla e insediarla. Prego, professoressa. Grazie, in realtà sono io che ringrazio la consulta e tutti voi presenti oggi perché questo è veramente un segnale della volontà di portare avanti quell'impegno al quale la consulta è chiamata. Oggi è una giornata importante perché la giornata mondiale della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prima uscita della consulta delle professioni non poteva trovare un'occasione migliore, ritengo. In realtà non ho grandi meriti, credo di aver fatto compiuto un atto dovuto con l'istituzione. La Camera era in ritardo perché nonostante fossero trascorsi 3 anni dalla previsione obbligatoria per legge, la consulta non era ancora stata istituita e quindi ho ritenuto che tra i primi atti questo fosse quello al quale attribuire la priorità. Perché la priorità? Perché la Camera di Commercio ha il dovere di promuovere il proprio territorio, di esprimere i bisogni e le sensibilità che promanano dalla propria area territoriale e questo deve essere fatto sulla base di un principio di collaborazione, di partecipazione che oggi informa tutte le attività dell'amministrazione. E quindi la partecipazione dei cittadini attivi, dei professionisti come cittadini attivi, dal mio punto di vista, è una delle occasioni migliori, propulsive di iniziative, che possono veramente aiutare la Camera, a svolgere quella che è la sua funzione istituzionale. In merito, appunto, alla funzione della consulta e al ruolo che oggi svolge, ritengo che anche questo sia uno dei profili di valore da riconoscere alla consulta. La sicurezza sui luoghi di lavoro è uno dei temi dei quali molto si parla, ma non sempre diciamo, è oggetto di un'attenzione dal punto di vista dell'applicazione delle regole puntuale come dovrebbe essere. Il nostro ordinamento, in attuazione di un impulso comunitario molto forte, ha adottato una normativa sempre più dettagliata, sempre crescente, trasversale, appunto, in una logica di sostenibilità, un'attenzione ad un approccio preventivo piuttosto che invece solo all'introduzione di sanzioni o strumenti di repressione. Punitivi per l'inosservanza delle regole che sono stabilite. Credo che questo sia il punto di forza sul quale lavorare, proprio perché questo è quello che garantisce veramente i lavoratori,
perché una volta che l'evento dannoso si è verificato, qualunque intervento non potrà mai ripristinare la situazione precedente, e quindi credo che l'occasione di oggi, che ruota intorno sia ai profili di organizzazione dell'ambiente di lavoro, sicurezza nel luogo di lavoro, ma anche attenzione al benessere, quindi alla prevenzione rispetto allo stress da lavoro correlato, sia uno dei punti sui quali oggi la nostra attenzione deve essere focalizzata. In questa riflessione uno spazio credo debba essere riconosciuto anche alla innovazione, al peso che questa ha rispetto alla sicurezza, considerato che anche la Cassazione non più tardi nel mese di gennaio si è pronunciata proprio in merito ai profili che riguardano il ricorso alla migliore tecnologia disponibile in funzione della sicurezza dei lavoratori. Quindi grazie ancora per l'impegno di tutti voi, vi auguro una buona giornata e vi ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di essere presente stamattina. Grazie al commissario straordinario, possiamo anche liberarla perché so che ha una serie di impegni, per cui non chiediamo tanto. Sì, mi scuso, ma c'è in contemporanea il forum della pubblica amministrazione alla fiera, e quindi mi scuso, normalmente mi trattengo per tutta la durata dei lavori, ma stamattina proprio non c'è problema, proseguiamo con i nostri lavori. E davvero grazie ancora, grazie anche all'assessore che vedo che di nuovo, grazie ancora, perfetto. La parola a Giorgio Marracini. Giorgio Marracini è il direttore del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro per gli addetti ai lavori Spresal. Noi avvocati lo conosciamo bene, porterà i saluti della Slotto e comunque ci racconterà un po' lo stato dell'arte. Buongiorno a tutti. Allora, volevo toccare alcuni punti, seppur rapidamente. Innanzitutto ringrazio la rete delle professioni, la consulta delle professioni per l'iniziativa, perché ogni volta che abbiamo l'occasione di fare il punto della situazione, di parlare e di vederci, guardarci in faccia, facciamo un passo avanti per la sicurezza e per migliorare le condizioni. Un paio di cose. Primo, con la riforma della Costituzione è verosimile che con l'approvazione, se dovesse avvenire a ottobre del referendum, che le competenze passino completamente in mano allo Stato, il che vuol dire che l'Agenzia Unica per le Ispezioni dei Luoghi di Lavoro prenderà in mano la situazione, togliendola di fatto alle regioni, il che vuol dire che noi perderemo l'attività di vigilanza che attualmente facciamo. Forse i tempi non saranno così fulminei, cioè fatto il referendum immediatamente, però l'andamento e l'indirizzo è questo. E questo cambierà molto, perché mentre noi facciamo prevenzione, l'altro ente ha una storia diversa e quindi non è inserito all'interno di una struttura del Dipartimento di Prevenzione, come nel caso della ASL, ma una struttura diversa che agisce in quanto fanno le verifiche pari a noi, ma con un'ottica più tecnica e differente. Questo è il primo punto. Un altro punto che volevo toccare, e ringrazio l'assessore Frau che è rimasto ancora, perché ognuno di noi, questa è la consulta delle professioni, ci sono professioni diverse, con delle responsabilità diverse, con dei compiti diversi, ma tutti finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, con competenze diverse, ma necessarie per completare l'ITER e per completare l'inquadramento complessivo della tutela della salute. Ci sono chi partecipa e chi è coinvolto. Chi partecipa sono tutti gli operatori che a qualsiasi titolo devono intervenire, verificare, agire nei luoghi di lavoro. Chi è coinvolto sostanzialmente sono due figure soltanto: il datore di lavoro o la struttura aziendale e il medico competente, che non per le uniche due figure che all'81 attribuiscono attribuisce delle precise responsabilità
tutti gli altri, anche il responsabile del servizio prevenzione e protezione, non è sanzionato se non fa bene il suo lavoro, perché la responsabilità va in capo al datore di lavoro. Quindi chi è che deve tutelare la salute è il medico competente e il datore di lavoro, che devono lavorare insieme. Con questi, secondo la situazione che si viene a creare, è necessaria la presenza di tecnici specifici che devono contribuire con le loro competenze a fornire le maggiori informazioni e le più complete informazioni affinché poi le cose si realizzino nel migliore dei modi. E qui arrivo a quello che dicevo prima. Credo che l'amministrazione che attualmente c'è, del sindaco Zedda, sia la seconda o la terza amministrazione con la quale abbiamo contatti affinché ci sia una modifica del regolamento edilizio. Qui ci sono gli ingegneri, probabilmente userò dei termini inappropriati, mi scuso in partenza, e quindi. Ma vi sembra normale che per mettere una linea vita bisogna chiedere autorizzazione e presentare un progetto? Vi sembra normale che si mettono le linee vita quando si costruisce una falda e poi si deve togliere? Che senso ha? Ma è possibile che quando viene costruito dove viene poi sistemata l'antenna centralizzata, non sia previsto l'anello dove agganciarsi quando va l'antennista. Attenzione, se poi uno cade, nessuno di coloro che ha dito la messa in opera di questo anello, di questa linea vita, si sente lontanamente responsabile e leggerà sul giornale, se mai lo riporterà, che uno è caduto mentre stava lavorando all'antenna. È normale? Allora, ognuno non può dire o nascondersi o comunque fermarsi dietro qualche non ci avevo pensato, dietro qualche sì domani forse adesso lo dico, oggi dietro qualche oggi ho fretta. No, la responsabilità non può cadere sul datore di lavoro soltanto, poi magari normativamente, legalmente noi andremo poi a prendercelo, comunque identificare quel datore di lavoro, ma tutti gli altri che non hanno fatto quel pezzettino di strada per portare, c'era quella canzone che diceva ma quante strade dovrà percorrere un uomo prima che sia riconosciuto come uomo, ma quante e dice poi finisce la risposta nel vento, è soffiando nel vento, ma quante volte ognuno non ha fatto quel pezzettino di strada per limitare o impedire un infortunio, ma anche inconsciamente, per carità, non penso minimamente che ci sia la volontà di qualcuno, perché quando capita un infortunio è come una combinazione di una cassaforte, non basta avere i numeri giusti, bisogna anche metterli in sequenza giusta. Se uno cade dal tetto, qualcuno l'ha mandato, qualcuno ha visto che non aveva le scarpe, qualcuno ha visto che non aveva la cintura, qualcuno ha visto che aveva tutte queste cose ma che non si agganciava. Tutti questi qualcuno, se uno solo avesse interrotto il passaggio, non sarebbe caduto. Noi non sapremo mai il nome di chi non è caduto, il nome di chi non si è fatto male. Però non è successo. Io faccio l'esempio e chiudo perché vi ringrazio della vostra... quando siamo venuti qua, chi è venuto con la macchina, uno dice, cosa è successo? Niente. Non è vero, è successo tutto. La macchina ha frenato, ha funzionato tutto. E quindi non è successo niente. E questo non è un buon sistema per limitare o abbassare, siccome non è successo niente sino adesso, quindi posso abbassare il livello. No, tutt'altro. Siccome non è successo niente, o lo mantengo tale o addirittura lo alzo. Pertanto, vi ringrazio ancora dell'attenzione e mi scuso se ho rubato qualche minuto in più. Le responsabilità di agire sono ognuno nel suo campo, con l'esempio quando si entra nei luoghi di lavoro, con l'attenzione in quello che si incontra e soprattutto facendo circolare le informazioni e guidando i comportamenti corretti, perché poi alla fine quando c'è del sangue non basta tutta la carta che abbiamo fatto per asciugarlo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie a Giorgio Marracini, perché vi ha dato già l'idea della complessità proprio dell'approccio interdisciplinare in tema di sicurezza. Un aneddoto soltanto: prima i bravi avvocati erano quelli che si occupavano dei processi in corte d'assise, oggi i bravi avvocati sono quelli che conoscono di colpa professionale.
che sono in grado proprio di capire il ginepraio nel quale, di norme, nel quale ci si muove. Quando capita un infortunio sul lavoro, gli indagati sono una miriade, perché c'è la filiera di cui vi parlava Giorgio Marracini. E questo comporta comunque un problema serissimo, perché molti dei sinistri sul lavoro finiscono nell'ambito del processo penale, vi sono quindi problemi in termini di risarcimento, di risarcibilità, e questo però ci deve dare la misura del fatto che occorre operare in prevenzione e occorre operare interdisciplinarmente proprio per creare l'organizzazione del lavoro, perché l'organizzazione diventi sinonimo di sicurezza. Do la parola al direttore INAIL della Sardegna, la dottoressa Enza Scarpa, per salutare. Grazie per l'invito e complimenti agli organizzatori per anche la scelta del titolo da assegnato a questa giornata, perché rivela la grossa attenzione all'individuo. Si parla di salute dell'individuo, benessere individuale, e quindi un richiamo alla persona, alla centralità del lavoratore come patrimonio, l'unico forse grosso patrimonio di un'azienda. E soprattutto il tema del stress e lavoro correlato consente di dare il contributo INAIL, che in modo ovviamente di appartenenza, no? Spirito di appartenenza all'istituto che rappresento, credo di poter dire non è un contributo da poco, è un contributo a più facce e che ben si innesta nel discorso che prima faceva Giorgio sul ognuno il suo. Innanzitutto l'INAIL è portatore di una banca dati fondamentale per lo studio e l'analisi del rischio, che mette a disposizione di tutti gli operatori del sistema. Una banca dati che è l'unica e grossa banca dati sia a livello infortunistico che di malattie professionali. Ultimamente lo studio di questa banca dati ci consente di dire che un problema sullo stress e lavoro correlato c'è, è una malattia emergente che pone qualche problema di accertamento anche di responsabilità, e quindi poi i procedimenti penali, l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, eccetera, eccetera. E è una malattia emergente che è non tabellata, che fonda l'accertamento su indicatori sia nella fase della valutazione del rischio, che è tutta del datore di lavoro, sia nella fase poi dell'accertamento delle responsabilità e del nesso tra malattia e causa, quindi la riconducibilità al rapporto di lavoro. Quindi contributo a livello informativo, mettendo a disposizione questa banca dati, e attivo con i nostri professionisti, e abbiamo dei professionisti sia tecnici che consulenti legali, piuttosto che medici legali, che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, delle aziende, ma anche consulenti con i quali preferiamo rapportarci, perché sono degli interlocutori di eccellenza e quindi dei veicolatori importanti dei nostri impegni istituzionali. E non ci siamo fermati lì, grazie all'acquisizione dell'ex ISPES, oggi Direzione Centrale Ricerca, abbiamo dato un ulteriore contributo sul settore specifico, sull'argomento specifico della giornata, cioè stress e lavoro correlato. Abbiamo creato delle linee guida di integrazione quelle linee minimali, no, che delle 2010, che mettiamo a disposizione di chiunque voglia accedere al sito della DC Ricerca. Può scaricare questa linea guida, che aiuta nella individuazione del rischio, nella valutazione del rischio, e a stabilire se è ok, livello basso, oppure deve adottare ulteriori approfondimenti in tema di organizzazione. La DC Ricerca, con il suo Dipartimento Sanità,
ha messo a disposizione una serie di strumenti di facile utilizzo, di facile lettura, che ovviamente offriamo soprattutto agli RSPP o ai consulenti, ma sono di facilissima acquisizione e lettura anche da parte del datore di lavoro. E infine che cosa mettiamo? Approfitto della giornata perché sono dei settori, delle competenze che INAIL ha sviluppato e curato negli ultimi anni, gli ultimi 10 anni in materia di prevenzione, ma che non tutti conoscono. Raggiungiamo e contattiamo proprio perché al centro del nostro, il core business famoso dell'INAIL è la persona, il lavoratore. E che amiamo proteggere con azioni preventive piuttosto che con indennizzi, con interventi poi curativi, diciamo così. La presa in carico del lavoratore prima ancora che possa essere vittima di un infortunio o malattia professionale. Destiniamo alle aziende degli incentivi, in appunto finanziamenti, in alcuni casi anche a fondo perduto, perché possano migliorare le condizioni lavorative. Incentivi destinati sia all'acquisto di strumentazione all'avanguardia che comunque attutiscano l'effetto, l'aggressività del rischio a cui i propri dipendenti sono esposti, e sia incentivi finalizzati anche soltanto all'attività formativa, che non sia ovviamente l'obbligatoria. Sull'argomento stress e lavoro correlato penso che ci sia molto da fare, proprio perché è un argomento emergente, non ancora codificato con una tradizione o con una giurisprudenza comunque solida, su cui ognuno di noi siamo tenuti a confrontarci, e l'INAIL lo fa con azioni di prevenzione. Non da ultimo, cito questo, poi passo la parola, appunto lascio la giornata ai relatori, non da ultimo anche l'azione di regresso, che si sviluppa in stretto collegamento con l'attività penale, con il procedimento penale, e non solo. È ovvio, l'apertura di un procedimento penale ci facilita, no, nella gestione dell'azione di regresso. È un argomento questo che ci piace molto, ma soprattutto per gli aspetti prevenzionali a questa attività noi affidiamo. Perché in ultima analisi, ecco, prima la dottoressa Piras diceva sarebbe auspicabile un'azione preventiva e non solo sanzionatoria. Purtroppo in alcuni casi la sanzione diventa un ulteriore strumento per raggiungere obiettivi che a tutti noi stanno a cuore, la salute del lavoratore. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie molte. Mi pare che stiamo già entrando, per adesso chiamo il moderatore della giornata, Francesco Birocchi, e i relatori che se prendono posto al tavolo, così poi il coordinamento è di Francesco, prego. Benissimo. Dunque, dobbiamo andare un po' veloci perché, come sapete, alle 11.30 ci dobbiamo collegare con la sede di Torino che coordinerà la seconda parte del lavoro di questa mattina. Volevo dire solo una cosa, che già in queste prime battute io mi sono sentito un po' colpevole, non mi dichiaro subito colpevole. Come operatore dell'informazione, in effetti i mezzi di informazione danno notizia, diciamo, degli effetti della mancata applicazione delle regole sulla sicurezza, ma raramente danno notizia di quello che c'è, di quello che bisognerebbe fare prima. E qui probabilmente però c'è anche un cortocircuito, voglio dire, tra chi organizza, tra chi è responsabile di queste regole, dell'applicazione di queste regole e la comunicazione stessa. Però questo è un altro capitolo, non voglio invadere il capo. Tra l'altro ho visto che in una delle sedi collegate si parla proprio di comunicazione.
magari ci rimandiamo ad un'altra occasione. Non voglio togliere altro tempo, quindi do subito la parola alla Cinzia Vacquer, che è ingegnere e che ricorderà la sua relazione. Non so se qui me l'ha al computer. Se. Perfetto, ora si sente bene, scusate. Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di fare un intervento stamattina su un tema, quello del sistema di gestione e sicurezza sul lavoro, piuttosto ampio. È una tematica che si presta ad essere affrontata sotto mille sfaccettature differenti. Visto il tempo che ho a disposizione, visto quello che il tema di oggi, ho deciso di affrontarla da un punto di vista del lavoratore. Cioè vorrei fare, in questo poco tempo che ho a disposizione, vorrei farti su una particolarità che ha questo strumento di gestione. Lo strumento di gestione ha l'obiettivo di tutelare il lavoratore, ha come obiettivo proprio quello di raggiungere l'effetto zero infortuni, zero malattie professionali, quindi è a tutela del lavoratore, ma questo strumento funziona solo se è condiviso dal lavoratore, è il lavoratore stesso che lo applica, quindi deve essere da lui compreso. Allora, è necessario passare attraverso il concetto del coinvolgimento del lavoratore e del controllo consapevole che può esercitare il lavoratore. Parto da un aspetto, da una considerazione. Il nostro punto di partenza è il testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 del 2008. Questo decreto contiene i requisiti fondamentali che noi dobbiamo necessariamente rispettare per creare quel contesto sicuro all'interno del quale il lavoratore può operare senza subire conseguenze negative. Senti molto preciso che il decreto legislativo non esaurisce l'argomento, ma rimanda a tanti altri testi normativi, quindi devo dire un'elencazione di requisiti da rispettare piuttosto corposa, ma molto precisa, molto dettagliata, molto efficace nel riuscire a capire
che cosa è necessario fare all'interno delle aziende. Quindi il decreto in realtà mi dice che cosa fare e mi fa un'elencazione di obblighi in capo a diverse figure, perché il che cosa fare passa attraverso tante figure differenti all'interno dell'azienda, cioè la gestione della sicurezza è fatta coinvolgendo tante figure. E quindi ecco che all'interno del testo unico trovo obblighi in capo al datore di lavoro, al lavoratore, al preposto, dirigente e quant'altro. Quello che però non può essere presente all'interno del testo unico è come fare per attuare tutti questi obblighi. Qui la difficoltà. Non può essere scritta dentro il testo unico. Il testo unico si applica a qualunque azienda. Ma il come fare passa attraverso la specificità dell'azienda, le risorse umane, risorse economiche, risorse tecniche, processi produttivi di diverso tipo. Quindi non può essere contenuta all'interno del testo unico, è giusto che sia così. Viene data libertà all'azienda su come fare, a attuare questi obblighi, libertà di scelta su come fare. Ci viene incontro, da questo punto di vista, lo strumento del sistema di gestione sicurezza e salute sul lavoro, che considero proprio uno strumento efficacissimo per dare attuazione a quelli che sono i requisiti normativi previsti dal testo unico e da tutte le norme ad esso correlate. Che cos'è in sintesi un sistema di gestione sicurezza? Il sistema di gestione sicurezza semplicemente impone all'azienda di stabilire chi fa che cosa e come lo fa. Impone all'azienda di definire bene quelli che sono i ruoli di ciascuna figura all'interno dell'azienda. Impone l'obbligo di stabilire per ciascun ruolo quali sono i suoi compiti, piccoli, grandi, ampi, e di conseguenza definiti i compiti, definisco le responsabilità di ciascuna figura e impone all'azienda di scrivere, definire, formalizzare in qualunque maniera come intende raggiungere l'obiettivo, come intende fare attraverso le risorse che ha al suo interno, come intende fare per raggiungere appunto l'attuazione di questo normativo. In sintesi, quelle che noi chiamiamo, definisce le procedure. Procedure gestionali, procedure operative. Vi faccio un esempio molto semplice. Se io ho da gestire il requisito normativo che impone a tutela del lavoratore di mettere a disposizione dispositivi di protezione individuali adeguati, questo viene stabilito dal testo unico, per riuscire a dare attuazione a questo requisito apparentemente semplice, io trovo in capo al datore di lavoro l'obbligo di mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale, quindi stiamo parlando di guanti, scarpe e quant'altro, mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuali adeguati. Detto così sembra facile. Riuscire a rispettare questo requisito significa mettere in piedi un processo estremamente articolato a seconda della complessità dell'azienda, a seconda di come è organizzata l'azienda. Banalmente, avere dispositivi di protezione individuali significa avere un servizio di prevenzione e protezione che si è preoccupato di identificare esattamente quale tipo di, ad esempio, scarpa mettere a disposizione, quindi quali requisiti tecnici deve avere quella scarpa. Ma poi il DPI deve essere acquistato e allora mi serve coinvolgere l'addetto all'ufficio acquisti, che deve sapere esattamente quando acquistarlo, deve sapere esattamente che caratteristiche tecniche deve avere, banalmente che taglia e misura deve avere questo DPI. Fatto l'ordine, qualcuno deve controllare che il dispositivo arrivato sia esattamente conforme a quello ordinato. Si chiama controllo in accettazione, coinvolgo un'altra figura. Superato il controllo in accettazione, il DP dovrà essere
stoccato, depositato da qualche parte, coinvolgo il responsabile del magazzino, l'ha detto al magazzino. Poi finalmente riusciremo a distribuire il DP, quindi qualcuno si dovrà occupare della distribuzione controllata, cioè devo sapere a chi devo consegnare questo DP, devo verificare che effettivamente lo abbia ricevuto. Periodicamente va riconsegnato, sostituito. Il lavoratore poi dovrà utilizzarlo e pare che lo utilizzi. Il lavoratore mi segnalerà se il dispositivo che gli ho messo a disposizione effettivamente va bene. Quindi mi arriva finalmente l'informazione di ritorno che si chiude sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sul servizio di prevenzione e protezione, che finalmente avrà capito se il dispositivo è adeguato o meno e se il processo messo in piedi ha permesso di rispettare il semplice obbligo di mettere a disposizione di un lavoratore un dispositivo di protezione individuale adeguato. Ho coinvolto almeno 5 persone differenti in questo processo. Ho individuato ruoli precisi, compiti precisi attribuiti a ogni singola figura aziendale. Questo significa mettere in piedi un sistema di gestione e sicurezza. Questo significa stabilire come fare per rispettare un requisito. E la sequenza che io ho descritto cambia completamente da un'azienda all'altra. Potrebbe esserci un'azienda molto più piccola in cui la singola persona, il singolo servizio di prevenzione e protezione si preoccupa di individuarlo, acquistarlo, distribuirlo, controllare che venga effettivamente utilizzato. Capite come la procedura cambia completamente da un'organizzazione all'altra. Ma quello che voglio sottolineare è che il processo si sviluppa attraverso i lavoratori. Definire chi fa che cosa e come lo fa significa coinvolgere il lavoratore. Chi fa, chi è? È il lavoratore stesso, li ho nominati, l'ha detto acquisti, l'ha detto al magazzino, un preposto, un caposquadra. Che cosa fa? Stabilire che cosa fa significa non solo attribuirgli un ruolo, ma dirgli esattamente qual è il suo compito, quindi rendere il lavoratore consapevole di ciò che deve fare. E infine, io la devo scrivere la procedura, ma la procedura non si fa a tavolino, servizio di prevenzione e protezione che si chiude nel suo ufficio e scrive la procedura di sicurezza. La si fa con i lavoratori, la si fa coinvolgendo i lavoratori che sono la risorsa primaria dell'azienda con competenze, con modalità di operare tutte loro specifiche di cui io devo tener conto. E quindi la procedura la costruisco insieme a loro, sfruttando proprio questa loro conoscenza in maniera tale che la procedura sia condivisa dal lavoratore. La condivisione significa l'applicazione certa di quella procedura. Io costruisco un sistema di gestione sull'azienda, non gli infilo un vestito a dosso. Io il vestito glielo devo cucire, devo menzionare se il lavoratore ha capito qual è il suo ruolo, se ha capito quali sono i suoi compiti e se ha scritto insieme a me la procedura. Vi faccio un altro esempio. Prendiamo una partita a calcio, non c'entra assolutamente nulla, sembra apparentemente lontano anni luce, però mi aiuta forse a far capire quanto è importante il ruolo del lavoratore. Una partita a calcio è fatta di regole. Le regole sono uguali ovunque si svolga la partita a calcio. La partita a calcio ha delle regole e un obiettivo, vincere. E per vincere devo fare gol. Quindi ho delle regole semplici, chiare, che tutti conoscono. Ovunque si svolga la partita, le regole saranno sempre le stesse, nulla cambia. Stranamente però il risultato cambia sempre. Stranamente ho squadre di serie A, serie B, serie C, perché? Perché il risultato dipende dal giocatore. Quando la squadra scende in campo, io mi ritrovo ad avere dei giocatori e ciascun differenti, ma ciascun giocatore, grazie alle sue peculiarità, capacità, esperienza, competenza, a ciascun giocatore viene attribuito un ruolo preciso, un compito preciso, e la partita si vince grazie ad una strategia fatta su schemi di gioco che sono stati studiati a tavolino.
provati e riprovati in campo fino a raggiungere la perfezione, fino a raggiungere il momento in cui il giocatore capisce esattamente cosa deve fare quando è in campo insieme agli altri giocatori, capisce esattamente qual è l'azione che deve mettere in campo e la sua azione capisce che unita alle azioni degli altri suoi compagni di squadra portano la squadra a fare gol e a vincere. Trasferite questo stesso ragionamento in un'azienda. Mi piace dire questo, il lavoratore diventa protagonista nel creare un gioco di squadra con un obiettivo comune. È questo che si fa con un sistema di gestione. Ogni lavoratore ha il suo ruolo, è come se io avessi costruito una catena in cui ogni anello della catena è il lavoratore. Basta che un solo lavoratore non faccia il suo, che l'anello si spezza e non raggiungerò più l'obiettivo. In questo caso l'obiettivo non è fare gol, ovviamente, l'obiettivo è zero infortuni, zero malattie professionali. Tutto questo però passa attraverso definizione dei ruoli, chiarezza dei compiti. Definizione dei ruoli significa riconoscimento e rispetto dei ruoli, formazione, conoscenze, competenze, le doti personali, l'ingegno del lavoratore, strategie, modalità operative, il miglioramento. Tutto ciò che faccio lo devo sempre riesaminare per capire se va bene, se non va bene lo devo migliorare, ma tutto questo passa attraverso sempre il lavoratore che segnala, io devo capire il suo segnale, devo cogliere il suo segnale, lo devo interpretare, capire cosa c'è che ancora non va bene. Il salto di qualità lo si raggiunge quando il lavoratore prende coscienza di un aspetto molto importante. Si è abituati a vedere il lavoratore come destinatario di garanzia di tutela. Cioè il lavoratore è colui che deve essere protetto. Ma se io ragiono in questi termini, il lavoratore lo vedo come un elemento passivo da proteggere, dimenticandomi che invece è un elemento attivo, è una risorsa che ha la capacità di tutelare se stesso e gli altri. Il salto di qualità si raggiunge quando il lavoratore è in grado di capire che lui è garante della sua tutela e di quella dei suoi colleghi di lavoro, oltre che essere destinatario di garanzie di tutela, certamente. Ma lui per primo deve essere garante della sua tutela e di quella dei suoi colleghi di lavoro. Questo è un principio sancito dal testo unico, stiamo parlando dell'articolo 20,1, obblighi del lavoratore, che inizia proprio recitando: ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Quando il lavoratore capisce questo, ecco che raggiungo il salto di qualità, faccio il salto di qualità. La gestione della sicurezza a tutela del lavoratore, quindi, passa attraverso lo stesso lavoratore. E questo è il concetto che devo far capire. Quando riesco a rendere consapevole il lavoratore del suo ruolo, cioè far capire al lavoratore che lui è in grado di tutelare se stesso e gli altri, e soprattutto attraverso il coinvolgimento raggiungo la condivisione, ecco che allora il sistema di gestione effettivamente funziona. Tutelo il lavoratore, ma di fatto è lo stesso lavoratore che si sta tutelando. Il lavoratore deve essere visto come risorsa. Il lavoratore deve essere visto come risorsa da questo punto di vista. Egli ha il potere di evitare che l'evento accada. O è la responsabilità di evitare che l'evento accada. Quando il lavoratore capisce questo, allora veramente inizia lui ad esercitare un controllo sulle modalità di operare, sull'azienda, sul sistema di gestione, in maniera consapevole. E quindi il suo controllo diventa efficacissimo. Ha ben chiaro l'obiettivo e sa che ha il potere di raggiungere quell'obiettivo. Purtroppo non sempre nelle aziende tutto questo accade. Quando io non ho questa
la consapevolezza da parte del lavoratore, ecco che allora la gru. Il gruista a terra, alla domanda come mai lei è a terra, risponde: chi sono io per impedire al manovale di non usare la gru? Disarmante. Mancanza di definizione dei ruoli. Mancanza di rispetto dei ruoli. Mancanza della totale consapevolezza che ciascun lavoratore è in grado di impedire che l'evento accada. Ha il potere. Non si può dire chi sono io per impedire. Il gruista. Sistema di gestione, una frase. Quando si fanno i corsi di formazione per i preposti sul concetto del controllo che deve essere esercitato dal preposto, sulle modalità operative, disposizioni aziendali e quant'altro, alla fine il preposto che apprezza questo sistema di controllo nei confronti degli altri, poi giustamente dice: sì, vabbè, ma a me chi mi controlla? In un sistema di gestione sono tutti sotto controllo. Il sistema di gestione non è la persona, il singolo individuo sotto controllo, è proprio di operare sotto controllo, più che sotto controllo. Poi di fatto è un lavoratore che su altri lavoratori. Il principio che abbiamo detto è: ciascuno si prende cura di se stesso e degli altri, quindi è chiaro che tutti si prendono cura anche del preposto. Vado a chiudere sottolineando il fatto che due concetti importanti vi voglio riferire. Il primo, ma questo forse è più tema dell'avvocato, non so se svilupperà questo aspetto. Stiamo cogliendo un recente orientamento della giurisprudenza che sta effettivamente riconoscendo la responsabilità del lavoratore laddove si riesce a dimostrare che il lavoratore è una persona esperta e formata, e si stanno iniziando a sentire sentenze di assoluzione nei confronti del datore di lavoro o dell'RSVP o del preposto, proprio laddove si è riuscita a dimostrare la competenza del lavoratore. Chiudo con ricordare che il sistema di gestione e sicurezza sul lavoro ha ultimamente assunto un'importanza enorme in relazione al decreto legislativo 231 del 2001, quel decreto che ha introdotto la responsabilità amministrativa dal reato dell'ente e che nel 2007 è stato ampliato estendendolo agli articoli 589 e 590, cioè omicidio colposo e infortunio colposo commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Se l'azienda viene considerata responsabile subisce delle sanzioni pecuniarie e interdittive pesantissime, ma ha una, io lo chiamo uno scudo che lo protegge, il modello organizzativo e gestionale, che è esimente dall'applicazione della 231. Il modello organizzativo e gestionale, lo stesso decreto 81 stabilisce che, afferma che è idoneo a prevenire questi reati, e guarda caso il modello organizzativo di gestione si costruisce proprio sul sistema di gestione e sicurezza sul lavoro. E qua mi fermo, grazie. Dunque, coinvolgimento dei lavoratori, condivisione, gioco di squadra, tutti elementi che ci introducono anche al psicologico di questi problemi. Quindi adesso la parola al dottor Gianfranco Ciccotto, che è psicologo.
Sì, siamo già d'accordo che i tempi verranno rigorosamente rispettati, anche perché alle 10:30 ci staccano la linea. Non c'è problema. Inizio ringraziando coloro che hanno consentito di realizzare questo evento importante. Ringrazio quindi la Consulta delle Professioni, l'Ordine degli Ingegneri che l'ha organizzato, coinvolgendo anche noi psicologi. È stato chiesto all'Ordine degli Psicologi della Sardegna di intervenire attraverso un esperto. La nostra Presidente, la Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, la dottoressa Angela Quattro, che è qua presente, mi ha chiesto gentilmente di poter prendere parola e quindi così lo stiamo facendo adesso, assegnandomi un tema che è questo, quello che vedete: sicurezza sul lavoro e stress, la persona al centro. Quando mi è stato detto la persona al centro, mi è venuto un po' ma al centro in che senso? Come bersaglio o come punto di partenza? Evidentemente come punto di partenza, non è il bersaglio, anche se alla fine poi la persona diventa davvero bersaglio di tutta una serie di errori che possono essere commessi, di omissioni, senza la quale, come si è parlato anche prima, giustamente di consapevolezza, ma anche di percezione del rischio, alla fine le persone poi davvero sono danneggiate. Vi vado a presentare una vignetta che è molto cruda. È terribile perché fa ridere su una cosa che invece fa piangere, ok? Quindi ci scuote. È stata molto acuta la persona, Elena Manzini, che ha disegnato questa vignetta. Però è questo di cui andiamo, è ciò di cui andiamo a parlare. Alla fine stanno male le persone, la persona. Qualche dato. Questo è il tasso di infortuni, gli anni di riferimento sono 2009-2013, secondo la statistica raccolta dall'INAIL, è alta. Cioè, a volte ci si concentra sul fatto che magari, vedi, nel corso del tempo è diminuita. Ma stiamo scherzando, è un dato enorme. Ci sono ancora troppe persone sul lavoro. È troppo. Quante persone stanno male a causa del lavoro? Io questo neanche lo sapevo. La fonte è l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Questo è il costo che si arriva a spendere ogni anno, sia per mancati guadagni che anche per costi effettivi, perché le persone stanno male al lavoro, e solo per la conseguente depressione a causa dei problemi lavorativi. Stiamo parlando solo di depressione, non sto neanche parlando del rischio stress e lavoro correlato, che è tutto un altro mondo, e neanche degli infortuni. Ma è pazzesco, in tutta l'Unione Europea una cifra del genere, ma cosa ci possiamo fare in un anno, ogni anno? Perché non si dà maggiore attenzione appunto alla sicurezza sul lavoro. Guardate che se ne fanno tanti, noi ovviamente non siamo i primi, non siamo sicuramente neanche gli ultimi, però c'è un intento in questa occasione che mi pare davvero molto importante, cioè unire i professionisti, parlarci assieme per fare qualcosa per le persone, che è diverso da quello che abbiamo fatto fino adesso. Che tutti a vario titolo ci stiamo occupando di sicurezza, però con il nostro linguaggio, ciascuno col proprio linguaggio, ciascuno con le proprie metodologie, con i propri strumenti e così. L'aspetto dei lavoratori. Ne parlo dal punto di vista psicologico, quindi. Che cos'è lo stress lavorativo? Possiamo definirlo secondo diversi costrutti teorici, secondo diversi modelli empirici. Ne scelgo uno che attualmente nella ricerca scientifica stiamo utilizzando, che è quello del Job Demand Resource Model, sviluppato da alcuni autori e utilizzato, ripeto, in moltissime ricerche,
Per cui lo stress lavorativo è uno sbilanciamento tra risorse e richieste. Il punto è: cosa c'è in questi due piatti, in ciascuno di questi due piatti, tra le richieste e le risorse? Le richieste sono, non è soltanto il carico lavorativo che si richiede di compiere a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice, ma è anche l'ambiente in cui sta, l'ambiente fisico, anche l'ambiente in senso di clima, di umori, come le persone percepiscono il loro ambiente di lavoro. Avere un capo rigido, capo duro, avere dei collaboratori che non rispondono immediatamente alle richieste, avere dei colleghi rumorosi, dei colleghi che non ti ascoltano, che fanno le cose in ritardo, quelle sono le richieste. Tutto quello che comprende il tuo lavoro, ma anche tutto il contorno. E nelle risorse cosa c'è? Le risorse ci sono senz'altro, le risorse personali. Quanto la persona resiste allo stress, quanto resiste alle sollecitazioni. Ci sono costrutti psicologici che vengono misurati come la resilienza, che poi, guarda caso, è un concetto che viene preso in prestito proprio dalla scienza dei materiali. Cioè quanto le persone riescono a essere, quanto riescono a resistere alle pressioni e così via. C'è anche la capacità della persona di percepire certe situazioni e quindi di adeguare la propria condotta, il proprio linguaggio a seconda delle situazioni in cui si trova. Anche questo fa parte delle risorse che la persona ha. Ma in questo piatto della bilancia ci sono anche le risorse che il datore di lavoro mette a disposizione del singolo lavoratore. C'è la formazione che lo può rendere maggiormente consapevole. Ci sono tutta una serie di strumenti e di occasioni anche aziendali e lavorative che consentono alla persona, a ciascun lavoratore, a ciascuna lavoratrice, di potersi avvantaggiare, poter parlare col capo, poter parlare col superiore, poter parlare dei propri problemi, delle difficoltà che si stanno incontrando, non è cosa da poco. Specialmente per esempio nella pubblica amministrazione troviamo questo. Uno dei dati maggiori di aumento del rischio stress lavoro correlato è dovuto al fatto che non si riesce a comunicare con i propri superiori. Non dappertutto, mancherebbe, però in alcuni ambiti e in alcuni settori questo avviene. Quindi questo sbilanciamento tra richieste e risorse è ciò che poi provoca nel singolo uno stress lavorativo. Ma la legge obbliga a valutare il rischio stress lavoro correlato, non a misurare quanto i lavoratori sono stressati. Questo è l'articolo 28 del testo unico, che ci dice che dobbiamo guardare a gruppi di lavoratori e verificare il rischio cui sono sottoposti in relazione allo stress lavoro correlato. Perché quando si va dai datori di lavoro e si dice che noi dobbiamo misurare il rischio stress lavoro correlato, dobbiamo fare una valutazione, ci dicono no, questi ti dicono tutti che sono stressati, non dobbiamo misurare quanto sono stressati. Se eventualmente sono stressati se ne occupa il medico competente. L'obbligo di legge è un altro, è quello di valutare quanto sia a rischio. Ed è così importante che recenti sentenze della Cassazione ci dicono che quando accadono incidenti, perché diciamocela, quando tutto va bene, quando anche nelle relazioni sentimentali o sentimental-sessuali vissero felici e contenti, finché tutto va bene, ma appena c'è un incidente, appena c'è un diverbio, saltano fuori streghe, stregoni, orchi, mangiafuoco e quant'altro. E allora il datore di lavoro diventa brutto e cattivo. Perché? In questo caso perché non aveva fatto una corretta e esaustiva analisi del rischio. Per cui il lavoratore ha avuto un incidente, ha avuto un danno e quindi il datore di lavoro ha dovuto risarcire tutto. Allora, cosa fare? Tra professionisti ce lo dobbiamo dire.
poiché non dobbiamo valutare chi è stressato, se ne occupa il medico. Non dobbiamo valutare lo stress lavorativo di tutta l'azienda, perché ciascuno può essere stressato anche un po' per i fatti propri, no? Ciò che si vuole capire, ciò che la norma richiede, è se e come il datore di lavoro, nell'organizzare il lavoro, o se il lavoro stesso pone a rischio i propri dipendenti. Se quindi queste risorse e le richieste sono troppo sbilanciate, se abbiamo troppe richieste e le risorse che abbiamo dato a disposizione o che hanno a disposizione ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice, se non sono sufficienti per far fronte a queste risorse, a queste richieste. È chiaro. Altrimenti, dal punto di vista psicologico, le persone stanno male. Altrimenti i gruppi lavorativi, le varie squadre, i vari settori, i vari uffici, stanno male. E quando stanno male è un danno per tutti, non soltanto per le persone, per la persona che sta soffrendo, per le persone che ci stanno intorno, per l'azienda, per i sistemi poi sanitari e così via. Sono stato in un'azienda, ho fatto più oltre un centinaio di valutazioni del rischio stress lavoro correlato sia in aziende pubbliche che private. Lo vedono a volte come un evento spot. Bene, facciamo una buona valutazione anche grazie all'Università di Cagliari con la quale collaboro, grande eccellenza, e finisce lì. L'obbligo è intervenire, fare qualcosa per migliorare, per cambiare. Una volta che hai fatto un'analisi, mi dai una diagnosi, mi dici qual è il problema organizzativo che abbiamo, però poi bisogna intervenire. Fine della storia? No, perché poi ciclicamente dobbiamo capire se ciò che è stato fatto si sta facendo. A proposito del sistema di gestione, i sistemi funzionano quando hanno un momento di controllo, il feedback. Allora diventa stabile il sistema. Questo me lo devono insegnare gli ingegneri. Allora diventa stabile il sistema, perché c'è un nodo di controllo. Dico bene, c'è un feedback. Altrimenti io mando avanti così a priori sperando che tutto vada bene. E forse non va bene. Ma chi ci rimette è poi il singolo lavoratore, la singola lavoratrice. Questa è la procedura che si deve seguire. Non è che è un corso questo, ma tanto per sapere che a volte quando si dice ma dobbiamo andare a valutare il benessere dei lavoratori, il loro rischio, stress, lavoro correlato, ma come si fa, come facciamo? La circolare ministeriale che va indicata come fonte ci dice qual è il percorso, fare un cadere quanto è possibile ciò che può causare rischio, stress, e si interviene. Se l'intervento non ha avuto efficacia, allora si fa una valutazione più approfondita con altri strumenti, incaricando magari qualche professionista che è più in grado di capire certe dinamiche di gruppo, certe dinamiche interpersonali, e ovviamente mi sto riferendo a un psicologo, ma comunque a professionisti del comportamento umano. Si segue questa procedura sin arrivare alla fine, che però, ripeto, deve essere ciclica, non può essere uno spot. E che cosa usiamo per farlo? È stato già detto, ci sono gli strumenti, sono disponibili per tutti, sono gratuiti, non comportano un onere per l'azienda, per i datori di lavoro. Noi professionisti diciamoglielo ai datori di lavoro con i quali lavoriamo. Ci sono, l'INAIL li mette a disposizione. Certo, se si vuole fare qualcosa di più sofisticato si può fare, per esempio. È noto in psicologia che le persone riescono a impegnarsi nel lavoro quando si sentono autoefficaci, cioè percepiscono se stessi in grado di svolgere determinati compiti e di risolvere tutti quegli eventuali problemi che quel compito, che l'assolvimento di quel compito comporta, con problemi che sono relativi al lavoro stesso, ma anche alle relazioni che si possono avere nell'ambito lavorativo. Allora magari abbiamo degli strumenti che possiamo aggiungere a questa valutazione, valutare l'autoefficacia dei singoli e l'autoefficacia dei gruppi, e fare poi della formazione psicosociale per incrementare questa autoefficacia. Allora,
quel piatto della, nella bilancia delle risorse acquista più peso, c'è meno sbilanciamento. Le persone, essendo maggiormente robustite per far fronte a eventi stressanti, si stresseranno di meno, avranno più risorse in campo per poter lavorare. Se si vuole fare qualcosa di più sofisticato, altrimenti si utilizzano questi strumenti base. Uno serve, quello sulla sinistra, per fare la valutazione preliminare obbligatoria per tutti, e l'altro all'eventuale, quella approfondita. È un questionario, ci sono delle domande a cui si risponde e da quello si hanno degli indicatori rispetto al ruolo, rispetto alle comunicazioni, rispetto alle relazioni, alla cultura organizzativa, rispetto al carico di lavoro, rispetto al sostegno che il datore di lavoro e i colleghi danno, eccetera. Ma poi si deve intervenire. La circolare ministeriale dice quali sono queste tipologie di interventi che possono essere attuati, possono essere interventi organizzativi. Si riesce? Davvero riusciamo a cambiare l'organigramma, a cambiare qualche casella nella matrice? Non lo so, forse sì, e speriamo magari che a volte non è possibile. Interventi tecnici, procedurali, magari non può cambiare l'organigramma, magari si cambiano le procedure, si riescono a snellirle oppure a renderle tutti più partecipi. Si creano momenti di incontro e di condivisione, si parla in modo tale da poter ridurre le asperità che vi sono fra i vari operatori o fra i gruppi di operatori. C'è bisogno di migliorare la comunicazione, qualche evento formativo, insomma qualunque esso sia, e questo è il vero obbligo che la legge dà, rispetto al rischio stress lavoro correlato, come per tutti gli altri rischi. È vantaggioso farlo, è vantaggioso spendere poi per gli interventi, perché per l'analisi ci sono gli strumenti gratuiti, per gli interventi l'intervento forse costa. A parte comunque che esistono già a disposizione delle aziende i fondi interprofessionali, per cui si possono utilizzare quelli per fare eventuali interventi. E quindi lo fai a costo zero, salvo il fatto che quel giorno i lavoratori sono impegnati in quell'attività lavorativa e le devi comunque pagare. Cioè, vabbè, comunque minimo almeno bisogna impegnarsi. Però è stato calcolato che, sempre la fonte è l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, per ogni euro speso in sicurezza, salute sul lavoro, nel giro di un anno si riesce ad ottenerne in cambio 13 euro. È un investimento eccezionale. Non esiste nessun investimento dal punto di vista finanziario o di altro genere che ha questo elevato successo, questa garanzia di successo. Perciò, se si riesce a prendere la norma come occasione, allora si riuscirà a migliorare il clima aziendale, migliorerà la motivazione e il desiderio del lavoratore di mettere in campo tutte le proprie risorse. Si diminuiscono i costi, diminuiscono gli incidenti, le persone si fanno meno male, speriamo di che non si non facciano male mai, è utopistico, ma comunque che si facciano meno male è possibile, che siano meglio, e poi che i datori di lavoro abbiano quello che devono fare. L'impresa nasce perché deve creare profitto, ma deve capire il datore di lavoro, siamo noi professionisti che glielo possiamo far capire, e gli mettiamo strumenti, metto professionalità a disposizione affinché, pur avendo profitto, comunque salvaguardino la salute dei lavoratori, e guarda un po', la loro salute consentirà un maggior profitto. Questa è l'occasione che abbiamo, grazie proprio a questo obbligo. Ci servono strumenti che siano adeguati, interventi che però siano guidati da professionisti, appunto, come dicevo prima, del comportamento umano. Noi non abbiamo parlato molto del tema che avevamo da trattare, la qualità. Sì, se noi riusciamo a migliorare la qualità del lavoro attraverso una qualità organizzativa del lavoro, che attraverso una qualità più alta dell'analisi, della diagnosi e degli interventi organizzativi che migliorano la salute di ciascun lavoratore e di ciascuna lavoratrice, allora potremo generare salute, benessere per ciascuna persona. Davvero stiamo mettendo la persona al centro, ma quella persona, badate, non è soltanto il lavoratore e la lavoratrice,
c'è il datore di lavoro e ci siamo anche noi professionisti. Grazie infinite, quindi si aprono nuovi capitoli, insomma, che andrebbero approfonditi, di questo tema complesso e importantissimo allo stesso momento. Più volte è stato citato l'aspetto normativo del tema lavoro. Credo che agli avvocati resti il compito della gestione dell'ultima fase di questa, non tanto l'applicazione delle leggi quanto poi l'intervento, quali infatti succedono. L'avvocato Roberto Di Tucci. Grazie Presidente e grazie davvero alla Consulta e all'Ordine degli Ingegneri, sono veramente onorato dell'invito. Saluto a tutti e consentitemi naturalmente un saluto particolare e affettuoso al presidente del mio ordine, che a propria volta mi ha contattato per questa occasione. Parlo per ultimo, quindi siete sicuramente stanchi. Penso di parlare per ultimo proprio per quello che ha appena detto il presidente, e cioè perché gli avvocati intervengono effettivamente e normalmente nella fase patologica, appunto. Quindi non si parla più di prevenzione, si parla di fatti che sono successi. E vediamo che cosa succede però. Vediamo quali sono le dimensioni del fenomeno, così capiamo con che cosa abbiamo a che fare. Secondo uno studio accreditato e attendibile, su 21 milioni di occupati, globalmente ci sarebbero 4 milioni di soggetti, di lavoratori, oggetto di comportamenti che possiamo dire per ora genericamente produttivi di stress lavoro correlato o comunque di attività mobilizzante. Questi sarebbero i numeri: 21 milioni e 4 milioni. Questi numeri però non corrispondono poi a quello che viene all'oggetto dell'attenzione, in particolare dell'INAIL, poi vediamo in che modo e come, e vediamo quali sono i vari organi che possono essere oggetto di attenzione. Non corrispondono perché negli ultimi 10 anni circa sono pervenute 4.000, ripeto, 4.000 circa denunce di malattia professionale concernenti questi eventi. 4.000 denunce di malattia professionale in relazione al numero generale con il quale l'INAIL ha a che fare, sono praticamente un'inezia. Di queste 4.000 denunce, poi circa il, vi annoio con i numeri ma finisco subito, circa il 13% corrispondono ad accoglimenti, cioè a riconoscimenti della malattia professionale, 13%, contro il 40% delle altre malattie professionali. Potrei continuare, mi fermo qui, e questo però è un dato dal quale dobbiamo partire. Perché succede questo? Ma probabilmente, tra le altre cose, anche per problemi di prova, di dimostrazione, cioè del nesso tra il fatto, che sarebbe il comportamento che crea l'effetto, e l'effetto stesso. È una difficoltà di dimostrazione che, se faccio in tempo, dovrei illustrare meglio, ma circa la quale per ora vi posso dire che il problema è in sé. Il problema è in sé perché l'origine lavorativa dello stress, nella scala che è stata fatta a livello mondiale, è classificata al 7° posto. Per esempio, prima del lavoro, è fonte di stress il matrimonio. Adesso io non ho capito bene sinceramente se il matrimonio come atto, cioè come celebrazione della cosa, oppure il matrimonio come rapporto, però comunque non ho approfondito, preferito non approfondire, però è così. Quindi viene dopo, e ci sono quindi delle cose multifattoriali che possono originare stress. Una definizione sociologica dello stress, del mobbing, anzi, perché adesso passiamo proprio al mobbing, cioè al tema,
deriva dalla parola inglese stessa, mob, che vuol dire, viene tradotto normalmente, assaltare tumultuosamente. Si faceva riferimento a studi che sono stati compiuti in natura, in particolare sugli uccelli, gli uccelli che in stormo attaccavano un individuo allo scopo di allontanarlo dal gruppo, quindi lo volevano marginalizzare e perseguire, ecco, cioè farne oggetto di persecuzione. Questa è la definizione sociologica. Trasfonderla sul piano normativo, naturalmente, ha dato luogo ai consueti problemi, o meglio, in Europa non ci sono stati molti problemi. Nel 2001, addirittura nel 2001, c'è stata una risoluzione del Parlamento europeo. In Italia ci sono tutta una serie di progetti di legge che dormono placidi sonni e che praticamente hanno una rilevanza archeologica. Il legislatore italiano, sappiamo, quando non vuole legiferare, non legifera, sappiamo anche per altri aspetti, e quando lo fa forse è meglio che non lo faccia, e lo sappiamo anche questo per altri aspetti. Qui ha deciso per il momento di non fare niente, e quindi dobbiamo fare riferimento, come avviene in molte circostanze, dobbiamo fare riferimento alla giurisprudenza. Cosa ha fatto la giurisprudenza a proposito del mobbing? Beh, intanto ha recepito la... appunto la giurisprudenza italiana, dico ovviamente, ha recepito la definizione di mobbing sociologica, e cioè ha fatto riferimento alla necessità di un fatto che consiste nel comportamento ripetitivo e finalizzato. Questo è molto importante, perché il comportamento deve essere non consistente in un atto isolato, e non fine a se stesso, ma finalizzato appunto alla marginalizzazione del lavoratore, fino a condurlo per esempio anche al licenziamento, perché questo è lo scopo finale. Quindi al fatto, all'evento che consiste nello stato, quindi mi scuso per l'atecnicismo naturalmente, nello stato di malessere psicologico, più o meno rilevante, nel nesso di causalità fra l'uno e l'altro, cioè il fatto deve essere tale da determinare l'evento. Sto andando naturalmente a proposito di mobbing proprio a volo di uccelli, perché se approfondissimo questi concetti singoli ovviamente non ci passerebbe una settimana. E poi ancora una volta nella prova fra l'uno e l'altro. Questi sono i requisiti che la giurisprudenza richiede. Per richiederli deve far riferimento, soprattutto in materia penale, a delle figure. Perché in materia penale, lo dico molto, molto sinteticamente, è sotto l'occhio vigile della Presidentessa penalista di Vaglia, in materia penale vige il principio di tassatività, che significa che il fatto deve essere previsto dalla legge come reato. Se non è previsto dalla legge come reato, non esiste in diritto penale. Quindi la giurisprudenza è costretta, la giurisprudenza italiana, a fare riferimento a una figura che è quella dell'articolo 572 del codice penale. 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia. Non è che insomma sia particolarmente connesso, però insomma, con una certa interpretazione la giurisprudenza dice che, soprattutto una certa giurisprudenza, dice che la norma potrebbe essere applicata, e potrebbe essere applicata a condizione che anche nell'ambiente lavorativo si possa riscontrare l'esistenza di quella relazione di autorità, proprio di vera e propria autorità, che sussiste in famiglia, quindi nelle relazioni tra genitori e figli, sussisteva direi, ma comunque questo dice la giurisprudenza, che deve fare il penale, che deve fare i conti con l'articolo 572 e che non può neanche fare riferimento all'unica figura limitrofa che il legislatore ha disciplinato, e che voi conoscete sicuramente meglio di me, che è lo
storiche. È un'altra cosa. Può darsi che si verifichi anche una parziale coincidenza, ma lo stalking è un'altra cosa. Questo è stato regolato, all'articolo 612 bis del codice penale. Nelle poche occasioni che la giurisprudenza, perché sono poche, le occasioni nelle quali la giurisprudenza penale ha avuto occasione di occuparsi del fenomeno, ci sono state riscontrate anche delle considerazioni interessanti. E tali, per esempio, infatti un caso è successo da poco anche a Cagliari, ne ha avuto anche molto risalto nella stampa. Tali, per esempio, da determinare provvedimenti anche di una certa importanza nei confronti del datore di lavoro. Un datore di lavoro può essere anche sospeso provvisoriamente o interdetto provvisoriamente dall'esercizio delle sue funzioni, per esempio di direttore generale di un gruppo importante. Quindi nelle poche occasioni in cui la giurisprudenza penale si è potuta occupare, la tutela è sufficientemente ampia e adeguata. Ma il campo di elezione direi che sia quello del previdenziario, quindi della richiesta di tutela all'INAIL delle prestazioni. Ora, per quanto riguarda l'INAIL, ci sono dei molti vantaggi e qualche svantaggio. Li dico brevemente. L'INAIL aveva ritenuto di, oltretutto andando molto avanti con i tempi, aveva ritenuto di adottare una circolare con la quale aveva sussunto nell'ambito della tabella delle materie professionali anche lo stress lavoro favorevole e quindi indirettamente anche il mobbing, che è una delle cause dello stress lavoro favorevole. Cosa significa questo brevemente? Inserire una malattia nella tabella significa invertire l'onere della prova, significa che si presume l'origine professionale della malattia, quindi un vantaggio non indifferente. Poi qui è successa una delle cose, io parlo liberamente, tanto qui siamo in un convegno, è successa una delle classiche cose italiane, e cioè c'è stato un ricorso al TAR, lasciamo perdere da parte di chi, ovviamente dei soggetti controinteressati rispetto all'inserimento in tabella, contro questa inclusione. Era un'inclusione che in un modo o nell'altro avvantaggiava i lavoratori che potevano godere di questa presunzione, ma naturalmente svantaggiava i datori di lavoro che in caso di concessione delle prestazioni avrebbero subito determinate conseguenze in materia di ammontare del premio. Adesso lasciamo stare i dettagli. Comunque questo ricorso è stato accolto dal TAR, e l'accoglimento è stato confermato anche dal Consiglio di Stato. Quindi, come ha detto anche prima il direttore regionale, è tornata di nuovo a essere non tabellata. E quindi c'è un problema di prova adesso. Ed ecco il perché del numero che vi ho detto prima. Il numero basso, abbastanza basso in assoluto e soprattutto basso in relazione alle percentuali di accoglimento, vi ricordo 13% in rapporto al 40% delle malattie professionali in generale. I vantaggi ci sono comunque, nel senso che una volta dimostrata questa origine professionale si gode della tutela per quanto riguarda le prestazioni. E le prestazioni consistono, secondo la tabella che è ministeriale, che è stata allegata al decreto legislativo numero 38 del 2000, consistono in un indennizzo rapportato a postumi che vanno da un minimo del 6% a un massimo del 15%, che non è poco. Non è poco anche perché taluno ritiene che in caso di particolare gravità della patologia si possa anche sforare questa tabella.
non è sicuro, ma probabilmente sì, non ci sono casi di giurisprudenza. Quindi un indennizzo parametrato a questo, al grado percentuale di liabilità che è stato riscontrato. Perché voi sapete che l'INAIL sino dal 6 al 15 eroga indennizzi e dal 15 in poi, cioè dal 16, invece costituisce rendite. Questo per quanto riguarda l'INAIL. Poi naturalmente il sistema è organizzato in modo tale, spero di non andare oltre quei tempi, il sistema è organizzato in modo tale che il lavoratore potrebbe anche non accontentarsi della tutela dell'INAIL, cioè potrebbe chiedere quello che viene chiamato tecnicamente danno complementare e danno differenziale. Molto brevemente e molto non semplicemente, direi proprio semplicisticamente, direi questi due tipi di danno sono l'ammontare delle prestazioni che coprono voci non coperte dall'assicurazione dell'INAIL o comunque voci che eccedono monetariamente le prestazioni del giro. Il lavoratore può ricevere l'indennizzo da parte dell'INAIL e poi convenire in giudizio il datore di lavoro oppure anche tutti gli altri soggetti di cui ha parlato prima il dottor Marraccini e chiedere la corresponsione di questi danni. Naturalmente fornendo tutte le prove del caso, cioè fornendo la prova della responsabilità del datore di lavoro o di quegli altri soggetti. Prove che risiedono sostanzialmente nella violazione, molto semplicemente, dell'articolo 2087 del Codice Civile, che è ancora la norma cardine. L'articolo 2087 del Codice Civile costituisce una vera e propria clausola mobile che consente di adeguare costantemente ai tempi e all'evoluzione delle tecnologie il livello di sicurezza che il datore di lavoro deve garantire. Quindi, basandosi sull'applicazione di questo articolo 2087, il lavoratore può chiedere questo di più. Due cose finali volevo dire, come vedete sono stato abbastanza breve. La prima consiste nel fatto che le caratteristiche, direi psicologiche, o comunque psicofisiche del lavoratore non incidono sull'esistenza del mobbing. Anzi, è evidente, questo è evidente a tutti, credo, è evidente che l'attività mobbizzante si indirizza preferibilmente verso soggetti che sono predisposti. È chiaro che il datore di lavoro sa di scegliere. Quindi non incidono le caratteristiche psicofisiche, incidono al massimo su qualcosa, sull'ammontare del danno che spetta al lavoratore mobbizzato. C'è un'altra norma, scusate se vi annoio, è l'articolo 1227 del Codice Civile, che dice che nella determinazione del danno concorre anche, lato sensu, la condotta del soggetto danneggiato. Quindi un danno arrecato a una persona già psicologicamente non in perfetta forma può essere diminuito proprio per il fatto che il soggetto non è in perfetta forma. Questa era la prima considerazione. La seconda considerazione finale riguarda una giurisprudenza che mi ha lasciato parecchio perplesso, che probabilmente è rimasta isolata sicuramente per ora, che forse è destinata a rimanerlo, però che è interessante evidenziare. Questa giurisprudenza si riferiva al caso del lavoratore che aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro per mobbing, con domanda che è stata però rigettata. Quindi con domanda che non è riuscita nella dimostrazione del comportamento mobbizzante. Ora,
qui c'erano anche altre circostanze che ometto per brevità, so che il datore di lavoro si è contro tutelato e ha intimato il licenziamento. La data con orgoglio al perché lavoratore significava che c'era una grande attenzione alla sicurezza. Vorrei tornare a quello, però concludo dicendo che cosa ci potete aiutare a fare dal punto di vista della sicurezza nel nostro paese. Il licenziamento è stato ritenuto perché legittimo. Se da un lato abbiamo per la prima volta creato un disastro ambientale nel Quindi, guardate, ho visto io, ho sentito io ad audizioni in commissione, ma anche di funzionatori che ci raccontavano che costava molto meno produrre un danno, perché tanto... Grazie. Siamo stati perfettamente nei tempi. Come promesso, no, mi veniva una battuta, credo che molti degli ingegneri siano interessati a questi temi anche come datore di lavoro. Penso ai poveri ingegneri giovani che vanno a lavorare negli studi, spesso vengono trattati come devono essere trattati i giovani ingegneri, male. Vabbè, questa era solo una battuta, naturalmente. Credo che chi ha fatto i praticanti in qualche professione ha sempre dovuto subire una sorta di nonnismo professionale, insomma, che non credo che sia, che abbia rilevanza penale. Bene, adesso, come sapete, noi siamo collegati, o stiamo per collegarci, con 11 città italiane. Sapete, i lavoratori per la sicurezza, io mi domando. Quale sarà quel responsabile per la sicurezza Roma, dei lavoratori? Treviso, Torino, Reggio Calabria, Pistoia, Palermo, cioè Matera, L'Aquila e Ferrara. Addirittura può la città guida è Torino. E quale sarà quel lavoratore che con grande determinazione, forza, così è stato andrà definito, dal suo datore di lavoro a dire guarda che qui c'è una negligenza in tutte queste città italiane. Il mio collega ad ogni città è stato affidato un tema importantissimo che è stato valutato. Allora, da questo punto di vista, aiutateci anche a convincere questo governo, eppure ci sta mettendo velocità, questo nessuno che lo vuole disconoscere, a fare attenzione quando si scardinano dei sistemi complessi che non sono soltanto legislativi, ma sui quali c'è, e lo dico a maggior ragione, e gli ordini possono essere sicuramente a Pistoia le competenze, a Palermo la comunicazione, a Milano l'organizzazione, a Matera le manifestazioni, ma che comunque aveva una grande impresa e a Ferrara nella quale la responsabilità. No, in qualche modo avevano preso un giornalista oggi, lo dico che a Torino, è presente insomma, a Torino. Sappiamo che questo paese sta sempre verso una frammentazione anche di produzione delle domande. Questo è uno delle grandi questioni anche rispetto al codice risponderanno degli appalti, che non come dire ascoltare alcune diciamo questioni importanti che pure erano state poste alla sua attenzione, a cominciare dalla dalle famose clausole sociali, non perché noi vogliamo garantire il lavoro a quei lavoratori nel caso di cambio d'appalto, ma perché anche lì nel momento in cui il lavoratore teme che il cambio di appalto fino alle 11.30 siamo al coffee break e poi di nuovo qui in aula alle 11.30, così come potrà in qualche modo far prevalere quello che è il suo diritto rispetto a una discussione con il datore di lavoro. Insomma, io penso che noi dobbiamo, io ho sempre ragionato in questo senso, per ultimi giorni del Sardegna e della Sardegna, nel confronto sempre più individuale, perché i sindacati purtroppo rischiano di perdere quel loro di rappresentanza tra il datore di lavoro e il lavoratore, la parte debole è sempre il lavoratore, è inutile. Io sono purtroppo convinta di questo, ma anche rispetto ad un lavoratore evoluto, come lo chiamavamo noi, cioè quello capace di sapere e richiedere i propri diritti. Ecco, allora aiutateci in qualche modo a far sì che in questo paese, che ha un diritto del lavoro, in particolare sulla sicurezza, sicuramente all'avanguardia, ecco, a suon di decreti legge non si facciano passi indietro. Grazie onorevole Pollorini, grazie a tutti voi. Credo che tutti questi interventi abbiano sollecitato gli ordini professionali, non so se uno per tutti, alcuni vogliono dire una breve risposta alle
provocazioni che sono arrivate da questo forum. Loro, gli esperti che avevano qui presenti a questo tavolo, circolo, vi hanno lanciato varie richieste o provocazioni. Voi rispondete? No, diciamo che la vostra domanda è cosa praticamente loro chiedevano a noi. Probabilmente il Forum 2017 sarà anche noi cosa chiediamo a loro, perché credo che a un certo punto non mi sembra giusto questa cosa qua. Certo. Solo una cosa, ovviamente era contestualizzato nel suo intervento, dottor Saluzzo, ma non siamo mai dei consulenti fraudolenti dell'imprenditore, ecco, le pazienza, ma credo che no, perché non. Anzi, solitamente noi, quando noi diciamo, non siamo ascoltati e ne recepiamo la colpa di questo non ascolto. Questo mi sembrava giusto dirlo, a difesa di quanto noi facciamo per la categoria dei professionisti. Grazie. Grazie a voi. Allora, adesso facciamo, siamo pronti, chiedo lumi alla regia, come tempi? Sì, facciamo un esperimento. Siccome l'anno prossimo, e ci teniamo, vogliamo essere capitale italiana di questo forum sulla sicurezza, adesso ci collegheremo con altre 11 città in Italia per sentire, oggi appunto è stato detto la giornata sulla sicurezza, come hanno svolto loro la giornata, come, che tipo di argomentazioni hanno trattato, toccato. Se la tecnologia ce lo consentirà, saremo in collegamento con queste 11 città che nella fattispecie sono Cagliari, Ferrara, L'Aquila, Matera, Milano, Palermo, Pistoia, Roma, Reggio Calabria, Torino appunto e Treviso, e vi prego di rimanere, perché se facciamo vedere una sala vuota, perché se ci chiama come da Torino, poi fate il forum l'anno prossimo delle professioni, da voi non c'è nessuno e noi li attendiamo. Allora, ringrazio i relatori, li ringraziamo ancora con un applauso. Chiamo l'ingegner Baudano, che mi aiuterà in questi collegamenti, oltre agli amici, alla console, con i vari collegamenti città per città. C'è una variazione di scaletta, ma noi siamo pronti a... Cagliari va all'ultimo posto, in Serie D Cagliari d'altronde, quindi va all'ultimo, va bene. Prego Laudaro. Allora, io spero che ci sia collegamento con tutte le città, ma sono molto contento, devo ringraziare quelli che elencherò, perché è un'iniziativa che è partita da Torino, un'idea che abbiamo avuto noi, che è stata raccolta dal gruppo di lavoro nazionale del Consiglio Nazionale Ingegneri che si occupa di sicurezza. E l'iniziativa sarà quella proprio in una giornata come questa, che ha un significato particolare, quello di mettere in rete 11 ordini da ingegneri, quanti sono, ho perso il conto anch'io, perché non essere di meno, perché abbiamo avuto un sacco di adesioni. La cosa sembra più semplice di quello che è stata, ma credo che una cosa possa essere dichiarata riuscita prima che questi collegamenti saranno più efficaci. Io mi limito solo a quello che è doveroso, a ringraziare tutto il gruppo di lavoro il CNI, perché la mattina con entusiasmo e l'ha portata avanti. Ringrazio sicuramente il Consiglio Nazionale Ingegneri che ha accettato questa iniziativa, il presidente Armando Zampana e il consigliere Gaetano Fede, che sono stati attori principali di questa cosa. Ringrazio tutti i soggetti che in maniera, direi, veramente caratterizzata da un grandissimo impegno e resa di direzione hanno partecipato a questa organizzazione. Rocco Sassoni, il collega di Matera, che ha fatto moltissimo, i colleghi di Torino già citati, ma li ricito anch'io, che sono Fulvio Gianni, Alessio Toneguzzo, Alberto Noria, a Franco, cioè, sicuramente ne dimentico, quindi chiedo scusa, ci metterei dentro anche Luca Gioppo, che si è occupato con la fondazione dell'Ingegneria di Torino dei collegamenti. Un ringraziamento grosso, perché quello che era lo spirito è stato colto in pieno, cioè dimostrare quello che ho detto prima, i valori culturali di cui noi siamo portatori. La cultura della sicurezza è una cosa importantissima, l'abbiamo detto dal primo intervento all'ultimo. Io credo che noi abbiamo un ruolo importantissimo e ce lo stiamo facendo. A questo punto io però vorrei vedere se lo scriviamo. Dovremmo andare a Roma, giusto? Sì, siamo il presidente nazionale del Consiglio dell'Ingegneria. Pronto? Roma, ci sentite? Sì, eccolo.
presumo sia lui. Abbiamo l'ingegner Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e l'ingegner Fede, consigliere nazionale coordinatore della sicurezza. Darei la parola, se mi sente, all'ingegner Zambrano. Non si parla a me. Prego, prego. Ciao. La giornata sono abbiamo di partecipare a questa splendida iniziativa con 11 ordini partecipanti, ordini di ordini che devo ringraziare per aver dato questa importante iniziativa che riguarda poi un tema fondamentale per gli ingegneri, che è quello della sicurezza. Siamo qui io e il collega Gaetano Fede, il consigliere Fede, che si occupa come responsabile del Consiglio Nazionale di questa branca delle nostre attività, al convegno Making, dove illustreremo quelle che sono le eccellenze dell'ingegneria italiana. Quindi è un momento importante dove la sicurezza e le altre specialità degli ingegneri vengono esaltate in una serie di iniziative. Vedo la presenza così forte a questa iniziativa, mi fa veramente piacere che gli iscritti abbiano partecipato a questo modo anche nuovo di diffondere la cultura e le competenze degli ingegneri. Quindi grazie all'Ordine di Torino, a tutti gli altri ordini che hanno partecipato, a tutti coloro che sono in ascolto. Come sapete abbiamo dato la disponibilità a tutti gli iscritti e gli ordini di poter partecipare iscritti. Do la parola al collega Pede, che è organizzatore di questa iniziativa. Non so se avete sentito bene. Perfettamente, Presidente. Okay, un inizio un po' titubante, ma poi è andato il collegamento perfetto. Ingegner Fede, cosa avete fatto e cosa state facendo? Beh, guardi, sostanzialmente quello che stiamo facendo è un'attività abbastanza articolata e complessa, e magari mi riserverò nella parte finale, visto che ho uno spazio per concludere i lavori, di dare un contributo. Ma il DDL Sicurezza del CNI ha sviluppato un lavoro articolato e complesso, soprattutto ha avuto come obiettivo primario quello di mettere in moto il network degli ordini professionali su questo tema in particolare, e l'evento di oggi da misure chiude il cerchio sicuramente di 3 anni di lavoro, perché è la possibilità di mettere in collegamento 11 ordini su questo tema e tutti gli altri sono disponibili per sentire e approfondire questa tematica. Chiaramente c'è un obiettivo di importantissimo. Io devo ribadire quanto detto dal Presidente, il ringraziamento all'Ordine di Torino e alla Commissione Sicurezza, quindi sia al Presidente Bautano che al Presidente Tone Busso, che hanno avuto questa importantissima idea, e anche agli altri 11 ordini, lungo tutto lo stivale, che hanno aderito all'iniziativa, con particolare menzione al consigliere Pietro Sassone, che poi sarà collegato alla materia, ma come componente del DDL di sicurezza ha dato la spinta e l'organizzativo per questa vicenda. Io, a differenza del Presidente Zambrana, che come ha detto adesso dovrà seguire questa importante manifestazione romana, seguirò tutto lo streaming, e quindi nella parte finale cercherò in qualche modo di essere anche più preciso sulle attività che abbiamo sviluppato e quello che intendiamo fare anche alla luce del dibattito che verrà fuori durante queste 2 ore di contatto con le altre 11 realtà territoriali italiane. Mi fermerei qui anche per dare, come dire, spazio agli altri interventi, e mi servirei alla fine poi chiaramente, laddove è possibile, di tirare le conclusioni della giornata odierna. Sì, ma ingegnere, è proprio così, adesso ci...
abbastanza saltato. No, vabbè, niente di dire. Lo ricordo, no, no, ha saltato da allora. Sì, sì, sentiamo. Noi vi sentiamo anche, vi vediamo non bene, ma vi sentiamo. Voi avete parlato di sicurezza e ricerca, e ci credo, abbiamo il professor Pierluigi De Bernardinis della Facoltà di Ingegneria? Sì. Prego. Pronto, sentiamo. Lei mi sente? Sì. Di cosa avete parlato stamattina? Sì, sì, la sento, Dica, noi la sentiamo. Interventi sulla ricerca, sui temi della ricerca, abbiamo affrontato questa nuova serie di... abbiamo affrontato i temi della ricerca, del, quello che è il ragionamenti che stiamo facendo sui temi della sicurezza, abbiamo visto all'interno di Gran Sasso i problemi legati alla sicurezza dell'ambiente, la comporta antica, come potete immaginare. Sentiamo. Interventi sulla ricerca, sui temi della ricerca, abbiamo affrontato questa nuova serie, abbiamo affrontato i temi della ricerca, del, quello che è i ragionamenti in pro che stanno facendo sui temi della sicurezza, abbiamo visto il problema legato alla sicurezza all'interno di Gran Sasso, i problemi legati alla sicurezza dell'ambiente, forse antico, come immaginare. Thank you.
Sono sempre immagini toccanti, mentre qui chi abbiamo? L'Aquila, prego, l'ingegner De Bernardinis. Non... Pronto? Sì. Eccoci, abbiamo visto delle belle immagini sull'Aquila, la ricostruzione. Avete parlato di questo, immagino, stamattina. Sì. Certamente. E abbiamo parlato sia di questo che anche di quelle che sono le ipotesi di... Abbiamo parlato anche di sicurezza, diciamo, collegata ai problemi legati proprio alla ricerca in quest'ambito, a quello che... sono le tematiche che dovremo affrontare anche per il futuro nell'ambito della ricostruzione. Voi avete, mi sembra che sia il cantiere più grande d'Europa in questo momento proprio per la ricostruzione della città. È stata certo, approfondita questa tematica. Questa tematica è stata approfondita. Adesso interviene il presidente dell'ordine adesso. Eccolo, il professor Masciovecchio. Pronto? Il professore magari no, però l'ingegnere c'è sicuramente. Sì. Per quanto riguarda la nostra attività, della ricostruzione, in particolare della sicurezza, molto è stato fatto. Il cantiere è così ampio. Abbiamo potuto nel tempo mettere insieme una serie di professionalità per poter costituire un gruppo di colleghi che si occupano di sicurezza di altissimo livello. A tutti gli attori della ricostruzione, dei vari enti, per costituire ad esempio un ufficio di coordinamento per quanto riguarda la fase che c'è stata preparatoria adesso della ricostruzione, che è tutta quella relativa alle demolizioni e alla fase di puntellamento. Così come è allo studio, sono allo studio delle procedure da attivare con il Comune dell'Aquila, con l'ANCE e con tutti gli altri attori per quanto riguarda la parte di spuntellamento e contemporaneamente di lavorazioni che oggi sono all'avanguardia all'Aquila, specie nel campo del restauro. Tutto questo all'interno di una collaborazione. Durante i collegamenti in diretta. Pronto? Siamo in collegamento con Matera. Ci sentite? Sì.
Matteo, ci sentite? Matera, ricordiamo, è la città che è stata designata come capitale della cultura per il 2019. Dottoressa Bellomo, mi sente? Ci sentite? Sì, sì. Bene. Sì. Città capitale della cultura 2019. Come questo titolo si può coniugare con la sicurezza? Sì, sì. È stata designata come capitale della cultura per il 2019. No? Sì. Sì, sì, io la sento. Sì. Sì, sì. Bene. Sì. Città capitale della cultura 2019. Come questo titolo si può coniugare con la sicurezza? Beh, innanzitutto un ringraziamento al Consiglio dell'Ordine, al Consiglio nazionale degli ingegneri che ci ha consentito di partecipare a questo focus sulla sicurezza. Un'attenzione particolare l'abbiamo sempre rivolta al sistema sicurezza, partendo da una collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri in particolare e con tutti gli altri ordini professionali che partecipano all'osservatorio costituito in prefettura sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, e a cui sono presenti anche tutte le istituzioni pubbliche che al sistema sicurezza partecipano. E in questo senso abbiamo voluto dedicare l'attenzione alla tematica della sicurezza degli spettacoli con presenza di pubblico in considerazione della attrattività, della grande attrattività che Matera ha conquistato per la designazione. Non mi cada proprio adesso. Erano in una location bellissima, mi sembrava una grotta, credo che fosse proprio una grotta dei Sassi di Matera, credo. Sì. Pronto? Milano, stiamo andando su Milano, è più vicino. Milano, siamo in linea? Pronto Milano? Intanto, mentre cerchiamo di fare qualcuno di questi collegamenti, chiamerei alla
qui al tavolo, al circolo, al forum, il presidente che abbiamo avuto in apertura, il presidente degli ordini degli architetti, degli ingegneri, dei medici, degli avvocati, degli psicologi, per rifare un giro dopo che ci sono stati tutti gli interventi dei relatori precedenti, del procuratore Saluzzo, all'onorevole Polverini, dal comandante dei Vigili del Fuoco, al consigliere Ravetti, al dottor Piegari. Allora facciamo così, quelli che ci siete, cominciamo a fare un giro di riflessione, hanno detto prima i nostri relatori. Voi dalla console della regia, in qualsiasi momento avete un collegamento, vi fate cenno e io interrompo e mi collego con qualche parte d'Italia che riusciremo a raggiungere. Massimo, vuole cominciare lei? Sì, ci diamo del tu, perché sì. Va bene il tu. No, io incominciavo perché secondo me possiamo anche allargare eventualmente, se a meno che non riprende, come diciamo con Remo, a quali considerazioni del pubblico, visto che siamo tutti professionisti e quindi può far piacere ascoltare. Ma no, io potrei ripartire dal mio intervento di prima, ma è evidente che ero ovviamente infastidito, ma come giustamente si doveva essere davanti a un'esternazione un po' troppo forte, no? Che era quella del procuratore in merito a consulenti fraudolenti. Non c'è bisogno di dire che la fatica che c'è dietro ad essere dei professionisti nel sistema sicurezza, ecco, ora qua noi siamo rimasti tra di noi, credo che quindi tutti avvaliamo questa cosa, anche il comandante, oltre a essere ingegnere, fa parte del sistema, ma da entrambe le parti, ecco, quindi è un attore positivo della filiera. Banalmente, tutte le volte che ad un imprenditore, un committente fa una consulenza, no? Etica, e questo avrei voluto ricordarlo al procuratore, perché c'è l'etica e ci dimentichiamo di questo. Probabilmente lui ha dei dati numerici, per carità, che contraddirebbero queste mie esternazioni, ma c'è dell'etica. Semmai noi rischiamo di subire passivamente il comportamento dall'altra parte, quando dice non lo faccio, non posso farlo, non ho i soldi, non ascolto. Quella è una ricaduta diretta sulla nostra professionalità, ma non solo, anche sanzionatoria, perché soprattutto nel caso del cantiere, ovviamente l'azione non fatta cade poi direttamente sul coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La sua tutela può avere una forma di scrittura molto attenta che può tutelarlo, però questa era la partenza. Cosa ancora prima è quello... Ma era giusto che oggi fosse così, il benvenuto al prossimo anno, ma noi abbiamo molte cose da chiedere a loro, no? Certo. Beh, è evidente, perché anzi ne avremo una filiera infinita dalla burocrazia, da un accordo sotto regione che ci promettono che da un paio d'anni che deve uscire non esce sulla formazione, quindi se noi l'abbiamo anche detto in maniera molto gradevole a Giuseppe ieri sera, no? E quindi non vuole essere a piegare ma semplicemente rendere partecipi tutti che noi siamo in mezzo ad una situazione complicata.
A me aveva incuriosito. Non arriva nessun segnale, parlare, se ci fate la domanda parliamo. Lei mi sente comunque, dottoressa Spagnolo? O è Baretic questo? È Baretic? Sì. Baretic. Ah, ce l'ho. Abbiamo un bar in linea, un collegamento. No, dicevo questo, riproviamoci, sentite, avvocato. Questo dato sulla prescrizione, così, che alla fin fine non sono né le condanne. Eccoci, siete comparsi. Io vi vedo. Voi mi vedete? No. Come no? Io vi vedo. Ah, ok. Perfetto. Sì, ma volevo vedere anche la finestrella piccola con noi, io sotto. Anche la finestrella. Sì, perfetto. Benissimo. Dottoressa Spagnolo, di cosa avete parlato stamattina? Dunque, abbiamo parlato di come si è modificata l'organizzazione anche delle imprese in relazione alle norme di salute e sicurezza che hanno positivamente cambiato l'approccio in questi ultimi 22 anni. Abbiamo naturalmente parlato del ruolo degli ingegneri in questa evoluzione, in questa trasformazione, e abbiamo un po' anche ragionato su quali saranno le prospettive per il futuro. Quindi indubbiamente si sono fatte delle considerazioni rispetto ai passi giganteschi che sono avvenuti in questi 22 anni in termini di gestione e di implementazione delle norme, con naturalmente l'esigenza di andare oltre e quindi certamente di perfezionare sempre più, perché non siamo messi male dal punto di vista della gestione complessiva, ma indubbiamente ci sono ampi spazi di miglioramento. Questo sia dal punto di vista dell'approccio da parte delle imprese, sia naturalmente di approccio nel contesto esterno, dei professionisti e anche degli interlocutori della pubblica amministrazione con i quali ci troviamo naturalmente a interagire. Quello che però è anche interessante oggi è riflettere sul futuro, e quindi il fatto che stiamo vivendo un momento di profonda trasformazione anche dal punto di vista tecnologico, a parte naturalmente le disavventure, diciamo, dello streaming, però indubbiamente noi oggi possiamo usare e mettere a frutto dell'uso di una tecnologia anche di comunicazione che è straordinaria e che cambierà, così come già lo sta facendo, il modo di lavorare anche in termini di prospettiva, in termini di applicazioni digitali. Si parla oggi della quarta rivoluzione industriale, quindi Industry 4.0, che ormai è già una realtà. Si parla di nuove modalità di lavoro, lavoro agile, smart working, tutto legato naturalmente a quelli che sono nuovi scenari, sia di trasformazione economica, sia di trasformazione tecnologica, e quindi di pari passo anche con l'organizzazione che all'interno dei contesti produttivi deve seguire questa evoluzione. Indubbiamente quindi avremo nei prossimi anni uno scenario di cambiamento dove la differenza sarà sicuramente legata alle maggiori specializzazioni, quindi ai maggiori skills anche di tipo tecnico oltre che organizzativo di cui si potrà disporre, e su questo quindi indubbiamente le professionalità degli ingegneri diventano fondamentali. Quindi se dobbiamo andare di pari passo insieme con le modifiche, i cambiamenti, le organizzazioni, le grandi sfide, i mega trend dell'economia globale del prossimo futuro, di pari passo le professionalità e quindi le maggiori specializzazioni diventeranno fondamentali.
che caduti persi? Stanno provando. Bello, perfetto, si vedevano, pulito, scorrevano. Ero emozionato. Poi c'è un ritardo. È in ritardo, sì, c'è anche per noi. Vabbè, qualcosa arriva, è già positivo. Sì. Non sappiamo cosa arriva. No, l'intervento della dottoressa Spagnola è arrivato tutto alla perfezione. È saltato sulla mia domanda, l'avete sentita voi? No. Era un anno di Expo, e lo domando a tutti e due. Non abbiamo avuto notizia, per fortuna, di alcun incidente, di alcun problema di sicurezza sul mondo del lavoro. Siete stati davvero bravi o anche fortunati? E parto io? Sì, tutti e due, allora, chi volete? Parto io. Siamo stati bravi. E questo credo che non sia soltanto uno slogan, ma è la conferma, lei l'ha già detto, la conferma comunque di un approccio che ha visto lavorare per diversi anni tutte le funzioni presenti sul territorio milanese, quindi in una logica di aggregazione e di condivisione. Ci sono stati dei tavoli istituzionali, quindi mi riferisco a tavoli della prefettura, ai tavoli attivati anche dalle ASL, ci sono stati tavoli, diciamo, privati e semi e così aggregati per ulteriori specializzazioni e approfondimenti, però il tutto ha visto sicuramente un lavoro molto sinergico, un lavoro di sistema con un forte impegno da parte di tutti. E quindi il risultato naturalmente è quello che il fenomeno è stato tenuto assolutamente sotto controllo, ci sono stati pochissimi situazioni di infortuni con pochissimi giorni, pochi giorni di assenza e quindi questo è indubbiamente il maggior risultato positivo, insomma il dato più concreto su cui si possa riflettere. Ingegnere. Ah, penso che il paese abbia fatto una bella figura tutto sommato, no? Ovviamente la dottoressa Spagnuolo già diciamo ha detto la parte meritocratica e conseguentemente non mi resta che aggiungere che un po' di fortuna evidentemente fa bene, ma ha fatto bene all'Italia, voglio dire, nel senso che credo che tutto sommato appunto l'operazione e ecco, adesso quali sono i bisogni attesi non solo per il dopo Expo ma in genere dal mondo milanese lombardo, e voi come ingegneri come potete rispondere? Fortunatamente i bisogni sono di tipo specialistico, come è stato già detto nel precedente intervento, c'è una ripresa diciamo della dimensione manifatturiera delle imprese e conseguentemente c'è anche un bisogno di questo tipo. Nella nostra diciamo sessione locale abbiamo enfatizzato, stressato questo aspetto, perché anche se stiamo parlando di un'attività che ovviamente compenetra competenze e skills che sono anche caratteristiche di altre professionalità e che sono sempre comunque molto utili, la nostra dimensione caratterizzante, che è quella tecnico-ingegneristica, deve essere posta assolutamente al centro del presidio di ruolo. E questo diventerà sempre più importante, perché questo è il bisogno delle imprese. Grazie ingegnere, per la prima parte vi abbiamo visti e sentiti, nella seconda solo sentiti ma perfettamente. Grazie infinite e buon lavoro. Sentiamo Palermo? Ferrara? Ferrara. Appena Ferrara mi sente, mi dia qualche segno, cenno di vita. Ferrara. Stiamo provando con Ferrara.
Ci riproviamo? Posso riprovare con la domanda? Da Napoli a Ferrara. No, dicevo, mi ha... non so se vi è incuriosito o preoccupato questo dato sulla prescrizione. Non sono maggiori i processi che finiscono con condanna o con assoluzione, ma sono maggiori quelli per prescrizione. Come mai? Beh, credo che questa domanda andava rivolta alla procura più che no. Non proprio, no. Pronto Palermo? Palermo, la vedo ma non la sento. Sentite da Palermo? Adesso perfettamente, Palermo. Palermo, abbiamo il lavoro ed è anche della comunicazione nello sviluppo della cultura della sicurezza. Abbiamo però anche parlato di alcune criticità della formazione oggi, anche di cosa dovremmo, in quale direzione dovremmo andare per un miglioramento sia della formazione in materia di salute e sicurezza e sia della comunicazione, come ci hanno illustrato alcuni relatori esperti di comunicazione, sottolineando l'importanza della comunicazione ai fini della sicurezza. Per quel che riguarda la formazione, su cui ci siamo argomento che abbiamo affrontato come primo intervento, certamente noi dobbiamo passare, se vogliamo raggiungere dei risultati, dobbiamo passare da una formazione che per troppo tempo forse è stata legata alla informazione più che alla formazione. Cioè noi dobbiamo incidere sui comportamenti, dobbiamo incidere quindi sul saper essere dei lavoratori, perché solo modificando i comportamenti possiamo abbattere il numero degli infortuni e della malattia professionale. E un interrogativo ce lo dobbiamo porre noi tutti, credo, sia come istituzioni, come organi di controllo, come anche professionisti, eccetera. Noi dobbiamo porci la domanda: come mai nel 2015, dopo tanti anni di decremento degli infortuni mortali, abbiamo avuto un anno in Italia in cui si è registrato, anche se i dati non sono ancora ufficiali, si è registrato un incremento di oltre 100 infortuni mortali, mentre gli infortuni tutti complessivi continuano a decrescere, anche se leggermente. Gli infortuni mortali hanno segnato una inversione di tendenza, devo dire che ha sorpreso moltissimo. Ecco, ingegnere, lei ci sta dando un dato che noi qui a Torino, noi eravamo quelli ufficiali del 2014, mentre lei ci anticipa che nel 2015 c'è stata un'ulteriore crescita di oltre 100 infortuni mortali in Italia. Sì, sono ancora informazioni non ufficializzate, perché l'INAIL li ufficializzerà più tardi. Sono informazioni prese anche da altri osservatori, ma comunque c'è che c'è stato un incremento di infortuni mortali. Questo significa che noi dobbiamo porci la domanda: come mai c'è questo incremento di infortuni mortali dopo tanti anni di decremento? Allora, se le novità più significative dell'81 sono il concetto di progettazione della sicurezza e il concetto di formazione alla sicurezza, dobbiamo capire se stiamo fallendo in qualche modo nella formazione. Probabilmente abbiamo in questo momento degli obblighi normativi in materia di formazione significativi, importanti. I datori di lavoro hanno probabilmente anche un eccesso di obblighi normativi, però questa formazione a volte probabilmente non è fatta con la dovuta qualità, con il dovuto rispetto delle regole. In Italia abbiamo una proliferazione che eroga una formazione, in qualche caso questa formazione è diventata una produzione di attestatifici. Allora su questo dobbiamo certamente incidere, sia con un'attività forse di maggiore controllo anche su questa attività di formazione, quindi con l'attività di vigilanza, e sia anche modificando i modi con cui abbiamo operato la formazione. Ingegnere, formazione solo nei confronti degli imprenditori o qui a Torino, ad esempio, si è detto partire già dalle scuole? Abbiamo il comandante dei Vigili del Fuoco qui di Torino che fanno le cosiddette pompieropoli, vanno nelle scuole proprio a insegnare ai bambini già fin dall'inizio il valore della sicurezza. Certamente, no, abbiamo anche parlato proprio di questo oggi, abbiamo parlato
l'introduzione dei percorsi curriculari degli studi scolastici e dell'insegnamento della cultura della sicurezza. Questo tra l'altro è previsto ormai pressoché obbligatoriamente dal piano nazionale della prevenzione, piano nazionale che è stato varato dal Ministero della Salute alcuni mesi fa, e in queste settimane tutte le regioni stanno varando il loro piano regionale della prevenzione. In tutti i piani regionali della prevenzione è previsto un piano che riguarda la promozione della salute e della sicurezza negli istituti scolastici e in tutte le scuole, ovviamente a partire dagli istituti superiori. Perché? Perché dobbiamo far sì che questa formazione cominci appunto quando il ragazzo all'età di 16-17 anni sta realizzando, sta costruendo il suo bagaglio valoriale, e far sì che nel suo bagaglio valoriale cresca anche il valore della tutela della salute e della sicurezza propria e altrui, e così quando diventerà imprenditore, operaio, impiegato, professionista, quindi quando entrerà nel mercato del lavoro. Di fare chiarezza, ma un paese lo si giudica anche da questi livelli di civiltà, da come tiene le carceri, ma anche dai termini di prescrizione. È possibile che un cittadino debba aspettare 8-10 anni per capire se era giusta un'accusa nei suoi confronti oppure no? Allora, se c'è un problema, non è quello di allungare i termini di prescrizione, ma di far funzionare le indagini, di far funzionare il processo. E io non so, mi sembra una grossa banalità, se posso dire. Continua. Io vorrei anche dire che un grosso problema per chi viene a investire in Italia è proprio questa disparità di applicazione delle norme. Mi spiace che il procuratore sia andato via, ma io ricordo alla fine degli anni 90 in un convegno, mi pare a Salerno, io mi chiamo Napoli e sono nato a Buenos Aires, più giù di me non c'è nessuno, quindi posso permettermi di dire qualunque. Comunque prese la parola un procuratore che disse: nel mio distretto 6 non è mai entrata in vigore, e tutti lo guardammo con occhio sbarrato. Lui aspettò un momento, poi disse: io ho il 35% di disoccupazione, secondo voi vado a controllare quei posti dove le uniche forme di lavoro vengono consentite? Naturalmente scoppiò un applauso straordinario, ma questo per dire che effettivamente la settimana scorsa io entravo nel palazzo giudiziario di Roma dove non c'è metal detector. Di lavoro vengono consentite. Naturalmente scoppiò un applauso straordinario, ma questo per dire che effettivamente la settimana scorsa io entravo nel palazzo giudiziario, giustamente, sì. Ma io sono entrato a Roma, il metal detector non è neanche previsto dall'ingresso di Viale Giulio Cesare. Quindi spesso, talvolta si ha l'impressione. Se si va al ristorante a Roma si dice: ma qui ci fosse Guariniello. Ah sì, non sì, avrebbe sì. Manco vabbè, mai. Vabbè, hanno detto già che voi al Guariniello, mi hanno detto in una trattativa. Ma io volevo dire che qualche volta ho l'impressione che ci sia una forma di accanimento nei confronti di chi le norme le rispetta. Proprio fortunato anche per noi. Ferrara? Pronto sì. Ferrara? Ferrara è pronta, ci siamo. Eccoci. Buongiorno. Ferrara è pronta con l'ingegner Bergagnin. Di cosa avete parlato stamattina? Sicurezza e responsabilità, mi dicono. Sì, sicurezza e responsabilità era il tema di Ferrara, e noi l'abbiamo girata un ulteriore tema, che è quello delle emergenze, perché tutti gli interventi di questa mattina hanno preso in considerazione proprio le responsabilità che emergono a carico soprattutto degli ingegneri nella gestione delle emergenze complesse.
e per questo abbiamo avuto un ingegnere dirigente del Comune di Ferrara che si è occupato delle emergenze durante gli eventi sismici e ci ha presentato una bellissima iniziativa che il Comune di Ferrara ha condotto insieme alla Protezione Civile e Vigili del Fuoco, iniziativa che ha consentito di definire proprio dei percorsi nelle città storiche, perché anche Ferrara purtroppo è stata interessata col suo centro storico dagli eventi sismici del 2012. Poi abbiamo avuto il comandante del nostro comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che anche lui ha trattato lo stesso tema, visto ovviamente dalla parte proprio del comando, che è stato veramente attivissimo e ha aiutato la città a gestire i momenti molto difficili che ci sono stati dopo l'evento sismico. Ma quali sono le responsabilità degli ingegneri durante o dopo un evento sismico? Dunque, proprio su questo è stato molto chiaro il comandante, messo in evidenza i diversi momenti che vanno gestiti sia durante l'emergenza del sisma, quindi nei primissimi istanti, e questa prima fase ovviamente è gestita dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile, ma immediatamente dopo gli ingegneri, nella nostra città l'Ordine degli Ingegneri ha contribuito in maniera molto attiva proprio alla gestione e alla ripresa delle attività. Giudiziale in quel senso. Aggiungiamo un dato di fatto: per diventare liberi professionisti noi dobbiamo fare un'università, fare la pratica e passare un esame che talvolta non è facile. Imprenditori lo si diventa domani mattina, cioè non c'è nessun esame che ti dica puoi fare l'imprenditore o non puoi farlo. E talvolta è difficile spiegare i principi di legalità a chi è invece oberato dalle regole del mercato, perché anche lì quando si parla di concorrenza, diciamocelo, è chiaro che non c'è concorrenza quando possiamo andare in Marocco e vediamo nelle concerie la gente con i piedi dentro le vernici. Non, il concetto di concorrenza è quella che dobbiamo partire tutti dallo stesso blocco di partenza. Se no ci vuole anche un momento di armonizzazione, quindi io personalmente credo che la libera professione fa già molto per andare verso la legalità e francamente non mi piace quando mi riprendono. Grazie avvocato. Ecco Ferrara, abbiamo perso La parte finale dell'intervento, allora la responsabilità degli ingegneri durante e dopo l'evento sismico. Sì, ecco, riprendo, adesso non so fino a che punto avete sentito l'intervento, ma ecco, volevo concludere dicendo questo, che gli ingegneri sono stati fondamentali fin dalle prime fasi, tramite gli ingegneri appunto e i Vigili del Fuoco che hanno gestito i primi momenti insieme alla Protezione Civile, ma successivamente ricordiamolo che, come è successo anche durante i precedenti eventi sismici, anche a Ferrara, subito dopo l'evento sismico, l'Ordine degli Ingegneri ha messo a disposizione tutti i colleghi che si sono resi disponibili e sono stati tantissimi proprio per valutare insieme agli organismi pubblici il rientro degli edifici e soprattutto la ripresa delle attività produttive, delle attività industriali che, come sapete dalle cronache, nel 2012 hanno investito tutto il nostro territorio. Questa mattina si è parlato non soltanto di sisma ma anche di emergenze proprio nei luoghi pubblici. È stato presentato un evento di pochi giorni fa che si è svolto al Teatro Comunale di Ferrara,
dove è stata effettuata una prova di evacuazione dal personale del teatro insieme ai vigili del fuoco, con la presenza. Meridionale, che mi permette di dire, poi sul campo si verifica questo, e il discorso Guarinello è vero per quanto riguarda la serietà, ma non è vero che si è sempre mosso su notizia di reato. Questo lo so direttamente. Del fuoco, interlocutore positivo, perché quando hai bisogno di un parere. Con la procura non è così. Con i politici non è così, perché i politici ci hanno fatto dei discorsi. Siamo tutti molto preoccupati, ma quando in ambito di salute mi parli di appropriatezza e diventa un razionamento senza un reinvestimento, vuol dire più complicato, perché questo è il discorso. Certe volte ci troviamo a fare i conti con le nostre.
proprio per una questione anche della tipologia del problema. Il segno qua a Torino, comincia dallo statuto fino a più recente la Thyssen. Soltanto questo è il tema, secondo me, che volevo mettere un po' più in evidenza rispetto all'intervento precedente, ovvero di come poi i processi di apprendimento, di memorizzazione delle cose avvengono. Nel momento in cui impariamo qualcosa, evidentemente, poi attuiamo un comportamento piuttosto che no, che è quello che è venuto fuori, che quando si parla di cultura di sicurezza, ma prevalga una cultura della tra tutti voi è questa: noi ci mettiamo le cinture in macchina perché siamo più sicuri o perché se ci beccano i vigili tutti? Per certi versi non importa, se ce le mettiamo va bene, vuol dire certo, che un apprendimento certo. C'è stato. Buongiorno, finalmente riusciamo a metterci in contatto con voi. Che abbiamo trattato... Sicurezza e competenze, giusto? Esatto, esattamente. Con professionisti e operatori della direzione territoriale del lavoro e abbiamo anche accolto con piacere l'intervento di un rappresentante dei lavoratori territoriale per la sicurezza che ci ha dato un po' un punto di vista dei lavoratori su quella che è la tematica dell'acquisizione delle competenze in materia di sicurezza ed è un punto di vista senz'altro interessante, molto scuola, l'importanza della scuola in questo? Allora, in realtà questo tema l'avremmo voluto trattare, poi veramente gli interventi non ce l'hanno consentito, però la nostra opinione è questa, che è impensabile che le scuole, soprattutto quelle professionali, non formino i ragazzi alla sicurezza, non gli diano quegli strumenti basilari come la formazione appunto di base che tutti i lavoratori devono avere all'uscita dalla scuola superiore. Dovrebbe essere un compito della scuola, come lo è quello dell'università nella formazione dei professionisti che si occupano di sicurezza, dovrebbe essere un compito della scuola superiore quella di consentire a chi si mette nel mondo dei lavori, del lavoro a 20 anni, di avere già una formazione dei requisiti di base che gli consentano un accesso sereno al mondo del lavoro, anche perché non troviamo giusto che le aziende siano caricate di peso formativo da erogare ai dipendenti eccessivo. Altro collegamento, allora, la sicurezza, cioè adesso della punizione, non fare questo se non ti punisco, che è un meccanismo classico, sono molti di più in realtà, i meccanismi premianti, ma non sto qui ad elencarli. Allora, in questo senso il sapere psicologico nell'agire preventivo è fondamentale. Racconto un piccolo progetto, perché ascoltavo anche
alcuni collegamenti, è stato raccontato di come si va nei teatri a raccontare, si portino i ragazzi e i bambini nei teatri, molto bello. Poi il rischio quando ci troviamo gli adulti, che invece ci mettiamo appunto in una logica frontale e la lezione diventa, secondo il comma 4, articolo 5 della legge 56/89, eccetera, eccetera, e anche qui siamo proprio panati, ma i processi di apprendimento sono abbastanza costanti e comuni. In un progetto fatto in una grande, cerco di non dire il nome, grande azienda energetica nazionale, anzi internazionale in realtà, quello che si è fatto in un progetto che si chiamava Infortuni Zero, questo era il nome del progetto e ovviamente l'obiettivo, si sono raccolte le storie di incidenti, un po' come abbiamo fatto noi qua quando abbiamo qua a Torino, si sono raccolte dai testimoni e si sono state messe in scena questi incidenti in ottica di narrazione, e la platea erano tutti i tecnici di questa grande agenzia che hanno ascoltato e riascoltato dai protagonisti o comunque da testimoni questi eventi. Vi assicuro che in ottica anche di ovviamente efficacia ed efficienza di quel progetto ha raggiunto il suo obiettivo. Ultimo pezzettino, anzi no. No, abbiamo Reggio Calabria, mi pare di intuire da questa scritta, giusto? Sì. Prego, chi è il professor Rindone o l'ingegnere Ughettini? Sono il professore Rindone, ma c'è accanto a me l'ingegnere. Molto. Quando, sì. Quando la fatalità diventa un disastro? Beh, oggi, come dire, a livello internazionale anche le Nazioni Unite ci insegnano che la fatalità in quanto accadimento che può essere imprevisto o può essere previsto può diventare disastro quando non siamo preparati a questo evento. L'America dopo l'11 settembre o anche a seguito dell'uragano Katrina ha fatto scuola su questo, perché è intervenuta fortemente sui meccanismi di preparazione, quindi di pianificazione delle emergenze e anche delle prove di evacuazione. Abbiamo richiamato anche un progetto fatto in collaborazione con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, in cui abbiamo provato a evacuare un'area del rischio e della sicurezza come un ulteriore aggravio, ma come la possibilità invece di misurare dei benefici per investire sulla sicurezza. Oggi l'Organizzazione Internazionale sugli eventi meteorologici ci dice che un dollaro investito in prevenzione è un risparmio sulla eventuale ricostruzione e assistenza. E quindi ci troviamo con questo approccio. L'altro aspetto importante lo abbiamo poi trasferito sugli ambienti di lavoro, e l'Ingettini, che è qui accanto a me, ha posto l'attenzione proprio su questo argomento. Ecco, proprio a lei, ingegner Ughettini, ma buongiorno. Come riusciamo a far capire ai lavoratori il rischio reale dal rischio percepito? Quante volte mi è capitato da giornalista di andare a intervistare gli imprenditori, dice, no, ma io il casco gliel'ho dato, sono loro che non vogliono metterlo, non so mai quanto ci sia armazione o meno. Ecco, ma il lavoratore ha la percezione del rischio percepito e reale? E questo è il problema di fondo che oggi abbiamo trattato qua insieme a tutti i colleghi dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria. Il tutto deve partire dal documento strategico, il DVR. Da là, se il DVR è un documento fatto veramente così come la norma prevede, nel momento in cui i datori di lavoro, i responsabili aziendali adottano questo DVR, lo predispongono e lo rendono fruibile anche ai lavoratori per il tramite dell'informazione prevista appunto dagli articoli del testo unico, gioca tutto, cioè là i lavoratori possono
diritti reali, sono dovrebbero appunto descrivere realmente i rischi che non è stato possibile eliminare, perché questo è, diciamo che il datore di lavoro ha l'obbligo di eliminare i rischi. Quando ciò non è possibile, bisogna, per il tramite del TVR, mettere in condizione i lavoratori di sapere il tema interessante, se le norme si rispettano, perché sono io parlo del nostro campo, quindi ingegneria. Le norme coi numeri, come chiamiamo noi, quelle che impongono delle cose. Solo da Russo, ma anche dal comandante Capriani, che è quello che è la sussidiarietà in questo stato, sussidiarietà che noi possiamo dare, che coinvolgono più, cioè è stato detto responsabilità nel portare avanti certi procedimenti organizzativi, passando più, passando da enti, più, da enti preposti ai controlli, ai controlli, ai rilassi. In qualche modo si sostituiscono quantomeno lasciando questi enti in controllo. Ecco, in questo modo noi abbiamo velocizzato in questo paese alcune procedure. Secondo me è ancora troppo poco, perché effettivamente io ritengo che la preparazione e la competenza che vorrei tralasciare gli esempi negativi che poi vengono portati a sistema, ed è quello un po' a cui si riferiva da Massimo Giunto, vorrei evitare veramente che esempi di mal costume vengano portati a sistema, altrimenti parliamo di stereotipi e non ne usciamo più. Io ritengo che invece il grosso senso, Competenza e responsabilità, quella di trovare delle soluzioni che siano equivalenti al nostro committente, che di fatto è sempre l'interlocutore di un professionista, quello del committente. Allora noi abbiamo il dovere di ottimizzare le risorse. Questo mi pare di Maria Mariluzzi, consigliere dell'Ordine di Roma. Un tema attualissimo. Mi sente? Sì, certo. La sicurezza vuol dire anche sicurezza informatica. Panama Leaks, Vatican Leaks, WikiLeaks,
Come possiamo garantirci di questo, di questo che abbiamo parlato stamattina sempre maggiormente dalla più progressiva e massiva digitalizzazione? Cioè noi ormai se entriamo in un sito, in un motore di ricerca, io l'altro giorno ho cercato il prezzo di una macchina che sono inondato da mail che mi offrono tutte le macchine possibili e immaginabili con tutti i prezzi. Avete parlato di questo? Cosa potete fare voi ingegneri? Sì, salve. Abbiamo ascoltato in parte anche gli interessanti interventi anche sulla sicurezza classica e abbiamo anche questo consigliere Giorgi che è capo nazionale. No, in questa giornata è stato rilevante per tutta la cittadinanza della sicurezza informatica. Abbiamo avuto l'intervento dell'ingegner Rocco che ha parlato del nuovo sistema di vita della SPI, dell'agenzia digitale, che dovrebbe permettere l'accesso ai servizi che offre la pubblica amministrazione. Ma poi soprattutto si è parlato dell'importanza della consapevolezza con l'ingegner Zorzini, il quale ha fatto manifestatamente capire che la maggior parte delle volte ancora non c'è.